l'ho sentito. Piacere, piacere anche se a distanza, e complimenti. Grazie mille, piacere mio. Puoi mettere? È un fuori onda. E Alessandra? Sì. Cioè, non è apparso niente sulla pagina, giusto? No. Ok. Perché alla fine posso provare a condividerlo. Ah no, siamo in diretta. Lo vedo adesso, siamo in diretta. Ok, accendi. Allora, sì. Allora, cominciamo. Questo è il bello della diretta. Si vede che siamo un po' arrugginiti agli eventi in presenza, perché... Allora, intanto... Grazie a tutti di essere qui, di essere venuti oggi. Ringrazio tutti gli ospiti, i relatori che insieme a me oggi, diciamo, allieteranno questa giornata della psicologia. Diciamo che la giornata della psicologia è alla sua sesta edizione e consiste ogni anno, l'ordine apre le sue porte, gli psicologi entrano nella comunità per promuovere un po' quella che è la cultura psicologica e anche il, diciamo, farci conoscere un po' e metterci a disposizione della collettività. Oggi abbiamo voluto dedicare come ordine questa giornata all'argomento che avete appunto visto in locandina, la sinergia tra corpo e mente. È importante, e questi ultimi due anni ce l'hanno insegnato, quanto è importante che ci sia un buon equilibrio psicologico oltre alla salute fisica. Chiaramente il nostro lavoro è sempre stato quello di entrare in in relazione con, come dire, con il benessere psicologico, mettere in relazione il benessere psicologico con il benessere fisico. Abbiamo deciso oggi di parlarne attraverso lo sport. Lo sport perché è, secondo noi, la prova vivente di quanto sia importante avere un buon equilibrio psichico in un corpo che ovviamente sano. Quando si pensa alla psicologia, spesso si pensa alla terapia, all'analista, allo psicologo che cura. In realtà l'obiettivo di oggi è quello anche di far conoscere altri aspetti della psicologia. La psicologia come promozione del benessere, come lavoro sulla motivazione, come lavoro sulle risorse, sulle strategie di coping, sulle tecniche. Quindi ogni intervento vi illustrerà e vi, come dire, ci illustrerà i vari aspetti e le varie sfaccettature della psicologia. Io sono contenta perché oggi insieme a noi ci sono tantissime rappresentanze. C'è il CONI, c'è il Comune, c'è la Volley Campobasso, c'è la Presidente del Comitato Paralimpico, c'è, insomma, siamo l'Ufficio Scolastico Regionale. È un evento importante perché permette a noi psicologi di comunicare con chi sono i professionisti e quindi far capire quanto possiamo essere noi un valore aggiunto. Rispetto, diciamo, a quello che è oggi il rapporto mente-corpo, noi lo sappiamo, è sempre stato tante ricerche di psiconeuroendocrinologia hanno dimostrato come l'aspetto psicologico incida sia nello sviluppo, purtroppo nell'incidenza delle malattie, ma anche nella prognosi. Quindi l'attenzione che vogliamo oggi, sulla quale vogliamo oggi appunto focalizzare è proprio questo: l'importanza di non poter prescindere l'una dall'altra. Io vi ringrazio tutti voi, ringrazio i relatori, ringrazio anticipatamente tutto perché così poi mi metto un po' in secondo piano e lascio spazio ai colleghi che oggi vi illustreranno. Intanto ci porterà i suoi saluti il sindaco di Campobasso, a cui lascio la parola. Grazie, si diceva il bello della diretta, infatti prima che fossimo collegati ho salutato la campionessa Maria Centracchio, la quale rinnovo i complimenti e le congratulazioni per l'importante risultato raggiunto. Il connubio che io ringrazio innanzitutto l'ordine dei psicologi
per l'invito, ma soprattutto perché, e non è un caso, poi tra l'altro svelerò che è stato oggetto di una discussione all'interno anche della mia amministrazione, di quanto sia importante, credo, per le motivazioni che stavamo dicendo prima, avere un supporto psicologico per i dipendenti e per tutto il settore dirigenziale, perché credo che sia troppo importante avere, soprattutto quando ci sono... quando c'è un percorso lavorativo molto lungo nello stesso ambiente, magari si è subito negli anni torti o altro tipo di problematiche, questo va a incidere sul benessere psicofisico, che racchiude un po' quello che voi efficacemente avete riportato nel titolo, ovvero mente e corpo. E quindi credo sia una giornata importante, molto bello il connubio con il mondo dello sport oggi. Credo altresì che, insomma, quello che affronteremo oggi è una conferma di quanto sia importante anche nell'ambito delle prestazioni, tra l'altro anche quelle sportive, un corretto equilibrio sempre molto precario tra appunto l'equilibrio di carattere psicologico e appunto di carattere anche, cioè come questo incida sul benessere fisico. Io non mi dilungo oltremodo, anche perché vedo che insomma la scaletta degli interventi è abbastanza ricca. Grazie ancora e ascolterò insomma volentieri gli interventi dei relatori. Grazie ancora. Grazie, sindaco, grazie. Adesso ci porta i suoi saluti il presidente del CONI, al quale io ho chiesto il patrocinio ed è arrivato velocissimo, quindi ringrazio. E Vincenzo D'Angelo, prego. Grazie per l'invito. Alessandra, ci siamo conosciuti forse 10 giorni fa, 15 giorni fa, ma abbiamo subito interagito, abbiamo subito cominciato a parlare di qualcosa di concreto, quindi è stato un piacere per me essere venuto qui, aver dato il contributo, il patrocinio del CONI. La psicologia ormai è entrata a piedi pari soprattutto nel mondo dello sport, è diventata importantissima allo stesso livello dell'allenamento piuttosto che della tecnica o della preparazione fisica, quindi credo sia uno degli aspetti divenuti più importanti al momento. Io vengo dal mondo del tennis, quindi purtroppo sono un po' ancorato su quello sport, e stamattina guardavo un incontro di tennis e una ragazza che giocava ha sbagliato diverse palle, ha cambiato la racchetta, ha iniziato a mettere la palla in campo. La psicologia, il fatto di cambiare la racchetta, gli ha dato una motivazione diversa, un qualcosa di diverso. Quindi ben vengano questi convegni, noi siamo sempre disponibili a tutto. Tra l'altro, lo possiamo dire qui, Alessandra farà parte del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Regionale dello Sport, insieme ad altre figure di rilievo del mondo molisano, quindi ci fa piacere iniziare adesso la collaborazione e continuarla anche nel proseguo. Come diceva il sindaco, non vogliamo togliere troppo tempo a questi argomenti che sono sicuramente di interesse, e grazie e ci vediamo presto. Grazie. Grazie. Grazie a te. Bene, adesso mi sposto così. Adesso possiamo entrare nel vivo, diciamo, degli interventi. Come sapete, il primo intervento è un intervento della nostra campionessa, il nostro bronzo olimpionico, di cui siamo tutti orgogliosissimi, Maria, che quando ho contattato per invitarla, per farla partecipare a questa giornata, devo dire, ha mostrato subito un grande entusiasmo. E adesso, diciamo, lei ci dirà il perché. Maria, ci sei? Certo, buonasera a tutti. Mi sentite? Attimo, vediamo se riesce a spostare. Okay. Buonasera a tutti, per me è un piacere partecipare a questo evento. È fondamentale, e la cosa che mi ha colpito di più appunto è che mi venisse chiesto in che modo l'aspetto psicologico abbia condizionato il mio risultato e mi abbia permesso di realizzare questa impresa. E ho subito dato spazio alla proposta di Alessandra, perché assolutamente l'aspetto psicologico è fondamentale per ogni atleta, e nel judo penso anche in maniera molto forte.
perché il corpo non può fare nulla se la mente non è prima nel posto giusto, se non ha la serenità giusta. Come dico sempre, il combattere è lo specchio di quello che ci portiamo dentro. Quindi se noi dentro abbiamo uno stato di tranquillità, di attivazione giusta, possiamo riprodurlo sul tatami e quindi possiamo dare veramente il massimo. Altrimenti l'agitazione prende il sopravvento o ci inibisce, e questo ovviamente non ci permette di avere una performance adeguata. Quindi la mente va educata e va controllata in ogni momento della nostra performance, come della nostra vita d'altronde. Maria, per te è stato difficile stare lontano e pensare al fatto che noi qui guardavamo tutti te, sostenevamo tutti te. A livello psicologico, l'aspettativa, no? Quanto pesa? Allora, l'aspettativa penso che pesi molto. E, la cosa che ha giocato a mio favore era che in questo caso non avevo aspettativa degli altri su di me, avevo solamente la mia. Però la mia, più che un'aspettativa pesante, era un incentivo. Nel senso che dentro di me sapevo che quella poteva essere la mia giornata e quindi ho fatto tutto in funzione di questo. Pensavo alle persone a casa, quindi alla mia famiglia, al mio fidanzato, a tutto il pubblico, a tutto il Molise che mi seguiva, come una forza in più. Sapevo che c'erano anche loro a tifarmi e che quindi erano appunto un punto di forza e non una pressione. Quindi sei riuscita a trasformare quello che in genere è una pressione in una risorsa, in un punto di forza. Assolutamente. E la distanza l'hai vissuta, come l'hai vissuta? Cioè, immagino che anche questo conti a livelli, diciamo, agonistici, il fuso orario, cioè come gestite queste... Certo, noi siamo abituati a viaggiare molto, e non è la prima volta che andavo in Giappone, comunque nel resto del mondo. Le gare ci sono di continuo, soprattutto nel periodo di qualificazione hanno un ritmo di ogni 2 settimane, quindi siamo abituati a spostarci e anche a spostarci da soli, solo con la nostra squadra. Quando ero più piccola avevo sempre la mia famiglia con me, quindi c'era sempre mio papà che mi seguiva, anche alla sedia a bordo dei tatami, ma avevo anche sempre mia mamma e mio fratello che venivano a guardarmi ed erano per me un punto di riferimento. Il passaggio alla competizione ad alto livello mi ha impedito di averli sempre vicino e quindi ho dovuto trovare il modo di abituarmi lo stesso, sapendo che loro non erano presenti. Ho fatto fatica, perché se per 20 anni, per 21 anni hai quegli schemi e quei punti di riferimento, poi non trovarli diventa difficile, però per fortuna sono riuscita a crearmi la mia dimensione e su questo mi ha aiutato anche un mental coach che mi ha permesso di capire che anche se vicino a me non erano presenti fisicamente, lo erano comunque in maniera figurata, quindi sapere che anche se ero lì da sola portavo con me tutti i valori e quella forza che per me rappresentano i miei genitori, mio fratello e le persone a me care. Quando hai vinto? Quando ho vinto non ho realizzato quello che stava succedendo, perché ho visto finalmente quello che ho sempre sognato tra le mie mani. E appena l'ho avuto ho detto non è possibile, è qualcosa di troppo, veramente per me questo era il mio sogno da bambina, quello che ho sempre desiderato, quello per cui a cui ho consacrato le mie giornate. E addirittura dopo la gara ho passato per 2 settimane, ho sognato che la gara si doveva rifare, come se veramente non riuscissi a capire che l'avessi fatta davvero. Addirittura, quindi l'hai rivissuta nella tua testa tante volte, immagino. Tantissime, tantissime. Io devo dire che quando ti ho visto sul combattere, e ho visto l'atleta. Quando ho visto l'intervista, ho visto la persona. Sì. Cioè, lì è venuta fuori tutta la tua emotività che sul tappeto non arriva. Non so se voi avete...
però è stato davvero emozionante. Guarda, io approfitto del fatto che tu sei qui, perché se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, io te le giro, insomma. Certo. Sì, come dicevo prima, nel pubblico abbiamo tanti esperti, molto, diciamo, noi mental coach, noi psicologi dello sport, perché poi in realtà lo psicologo dello sport è il mental coach, no? Quindi certo. Noi mental coach siamo, psicologi dello sport, siamo molto, come dire, attenti agli aspetti psicologici. Quelli sportivi li lascio ai tecnici. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, altrimenti io ti libererei e ti lascerei andare. Sono inibiti, Marianne. Abbiamo il dottor Mascioli. Sì, vieni. Psicologo dello sport. Ciao Maria, buonasera a tutti. Allora, io colgo in maniera anche forse un po' impertinente, sfrutto il momento per chiederti una domanda che può sembrare un po' stupida, anche perché poi in parte hai già risposto. Io mi sono segnato una tua frase che poi mi rivenderò probabilmente già dopo nell'intervento che dovrò fare, quando hai detto il combattere è lo specchio di quello che abbiamo dentro. Io insomma la trovo molto molto importante come riflessione, perché poi va a definire un qualcosa che è importante, vale a dire che lo sport rappresenta un sistema, un contenitore dove succedono delle dinamiche che sono uguali in tutto e per tutto come meccanismi a quello poi della cosiddetta vita seria, presenta, certo. Diciamo io. Allora, la domanda che ti volevo fare è, siccome noi qui oggi ci interroghiamo e facciamo delle riflessioni sul binomio corpo-mente, che stando insomma a tutti quanti quelli che sono gli ultimi contributi, non soltanto in campo, diciamo, scientifico, ma anche nelle speculazioni più squisitamente filosofiche, sono uniti, sono le due facce di una stessa medaglia, e che didatticamente scomponiamo per comprenderli meglio, però in realtà sono l'uno la faccia dell'altro. Io vorrei andare un po' controcorrente, ti volevo chiedere se, dalla tua esperienza di atleta ad altissimo livello, sei d'accordo se diciamo che però il corpo va dove dice la mente. Certo, sono d'accordissimo, perché quello che noi esterniamo attraverso il nostro corpo è il frutto di quello che la nostra mente elabora, o quantomeno vede, perché sappiamo bene anche che quello che noi valutiamo in un certo modo per un'altra persona potrebbe essere tutt'altro. La nostra esperienza è prettamente soggettiva, quindi è vero che in base a quello che la nostra mente diciamo constata rispetto alla situazione che viviamo, il corpo poi segue e reagisce. E come dicevi del fatto del combattimento, il modo in cui si è sul tatami, il modo in cui ci si dà sul tatami è specchio di quello che si è, ma anche di quello che si sta provando. Ho avuto molte, molte situazioni, ho vissuto molte situazioni in cui ero così agitata, così in ansia, che percepivo il mio combattimento come se fossi in svantaggio, quando in realtà, poi guardandolo da fuori, una volta finito, non era così. Oppure magari ero in delle situazioni in cui ero totalmente padrona di me stessa, che anche quando c'erano delle difficoltà riuscivo ad essere tranquilla, a essere sempre nel focus giusto, ma perché dentro di me avevo uno stato di tranquillità. Quindi quello è fondamentale. E quello che noi siamo è quello che noi esterniamo, soprattutto nella pratica sportiva, perché nella pratica sportiva non ci sono freni inibitori. Noi siamo in quel momento, soprattutto quando si combatte, il momento del combattimento è il momento della verità, è il momento di tirarsi fuori. E quindi se noi dentro abbiamo un mondo allineato, quello che saremo sul tatami nel combattimento sarà altrettanto allineato e ci porterà alla risoluzione di ogni situazione. Io ti ringrazio, sfrutto in maniera sempre un po' impudente la possibilità di... Oggi è il compleanno del dottore, vabbè, quindi approfittiamo. Tanti auguri, tanti auguri. Grazie. Non ci vediamo in dettaglio. Poi ci dici l'esatto. Ecco, appunto, quelli erano i dettagli. No, Maria, io colgo l'occasione, lo so che siamo insomma in diretta, ci sono tante persone, però... pur non conoscendoti, volevo dirti una cosa che probabilmente ti è stata detta anche da molti altri. Tu hai detto nell'intervista che il Molise esiste e mena forte. Ecco, io quando ho sentito
quella cosa, non mi trovavo in Molise, ero in un'altra regione, e quando l'hai detta mi sono emozionato. Hai creato un senso di identificazione e di appartenenza per la quale ti ringrazio. Mi fa molto piacere, per me è stato un onore. Maria, tu non pensavi mica di fare un intervento standard all'ordine degli psicologi, vero? Cioè, noi dobbiamo non entrare un po' nelle dinamiche anche psicologiche. Io ti ringrazio, certo. Sei stata gentilissima. Ti ringraziano tutti gli ospiti che adesso ti faccio vedere, così le facciamo un applauso. Grazie ancora Maria. Grazie mille, buona continuazione. Grazie. Bene, mi sono emozionata. Allora, adesso appunto io mi piacerebbe un po' dividere l'intervento di oggi in tre aree, no? Dicevo prima, la psicologia è terapia, cura, è promozione del benessere ed è lavoro sulle risorse. Quindi adesso con l'intervento del dottor Mascioli, che è già qui, lui ci parlerà appunto del primo punto, no? Di quanto la psicologia interviene nella promozione del benessere, sia a livello agonistico ma anche e soprattutto nello sport di tutti i giorni, no? Perché io a livello agonistico non ci arriverò mai, ormai ho rinunciato. Però ti avvicino poco a poco, Fabrizio, un attimo che ti faccio partire le slide. Grazie. Ok, condivisione questo. Ok, no, aspetta. Se no non ci vedo online. Perdonate, io non sono molto tecnologico. Si vedono le slide? Sono un po' irritato, quindi probabilmente non può servire. Adesso si vedono. Sì, stanno cominciando. Ok, io nel frattempo voglio rassicurare un po' la platea dei presenti e di chi ci sta seguendo da casa, che insomma non ci sto soltanto io. Ci sono anche delle colleghe che peraltro presenteranno delle relazioni e dei contributi estremamente specifici. Io invece vorrei condividere con voi delle riflessioni di carattere più squisitamente generico su quello che lo sport e la psicologia dello sport potrebbe rappresentare come diciamo un discorso legato alla promozione del benessere, un aumento della qualità della nostra esistenza e di come poi effettivamente si potrebbe, attraverso un qualcosa che Maria Centracchio ha detto bene, no? Ha detto, bisogna essere, mi sembra di aver capito, allineati internamente, ha detto, no? Quindi insomma, è un concetto che mi veniva da pensare, con la tecnica non ha niente a che vedere, no? Un atleta o di alto livello, o anche un atleta che comunque si avvicina allo sport e non vuole avere grosse pretese di prestazione, come diceva la nostra presidente prima, comunque si deve allenare, ma questi aspetti a cui fa riferimento Maria Centracchio non hanno nulla di squisitamente tecnico. Allora, prima di tutto mi presento. Io mi chiamo Fabrizio Mascioli, sono uno psicologo, mi occupo di psicologia dello sport, in realtà mi occupo di tanti aspetti legati alla psicologia, però soprattutto in questo momento ho la fortuna di operare all'interno del settore sportivo, sono il responsabile dell'area psicologica del settore giovanile della Federazione Italiana Gioco Calcio e mi ritengo una persona fortunata perché riesco ad operare all'interno di un contesto, quello del mondo del calcio, del calcio giovanile, però il mondo del calcio che è lo sport per il quale ho una passione abbastanza grande. Allora, diciamo un po', innanzitutto cerchiamo di inquadrare la questione. Il mio intervento, ripeto, ha lo scopo e l'intenzione di condividere con voi semplicemente degli interrogativi, ok? E di carattere
piuttosto generico. Mi sono poi, se avremo tempo, magari in una seconda parte, mi sono poi soffermato anche su un ipotetico intervento dello psicologo dello sport all'interno di qualcosa che le società e i singoli atleti richiedono di frequente, che è l'attivazione dell'ansia o d'ansia preagonistica prima della gara o durante proprio la gara. Ecco, lì si potrebbe ipotizzare un certo tipo di intervento che chiaramente risente sempre dell'individualità delle caratteristiche dell'atleta, ma che comunque potrebbe seguire un canovaccio che potremmo condividere. Ma questo, se avremo tempo, lo faremo dopo. Quello che voglio fare adesso è condividere con voi effettivamente di che cosa è che ci occupiamo. La psicologia dello sport che fa? Si occupa di tutto ciò che è emotivo, cognitivo e comportamentale, quindi di tutto quanto l'aspetto psicologico, di ciò che è connesso alle prestazioni e quindi alle attività motorie dei singoli atleti e delle squadre. I contesti all'interno della quale andiamo a operare possono essere suddivisi didatticamente in tre, quelli che vedete nella diapositiva, quelli legati all'agonismo, cioè dello sport di alto livello, quelli legati a chi fa esercizio fisico, no? Chi va in palestra, chi vuole tenersi in forma, e chi invece partecipa ad attività sportive, e qui forse ci leghiamo, ci riferiamo alla maggior parte, alla stragrande maggioranza della popolazione, cioè quello che viene definito, recentemente è stato definito appunto sport di cittadinanza. Allora, perché la psicologia dello sport è importante? Adesso magari cerchiamo di andare veloce, poi sulle diapositive, se abbiamo tempo ci ritorniamo dopo, perché come sta scritto nella parte finale della slide, come ho scritto nella parte finale della slide, permette, diciamo, la finalità è di realizzare sul campo un percorso di crescita che, partendo dalle abilità psicologiche, quindi emozione, quindi sistema limbico, cognizione, cognitivo, corteccia cerebrale, comportamentale, ciò che ci sta fuori, diciamo, puntiamo alla realizzazione integrale della persona, cioè fare in modo che la persona possa affermarsi. Ovviamente questo avviene nell'atleta ad alto livello che abbiamo appena sentito, con il conseguimento magari, ne so, di una finale olimpica, il conseguimento di una medaglia. In chi pratica lo sport di cittadinanza la cosa chiaramente è diversa. Allora, la consapevolezza su cui partiamo è che più un atleta è consapevole e maggiori sono le possibilità di fronteggiare quelle insicurezze che sono insite nel mondo dello sport. E sinceramente già in questo vedo delle grosse affinità, delle grosse similitudini con la vita quotidiana, io la definisco la vita vera rispetto allo sport. Lo sport perché è importante? Perché è un contenitore all'interno del quale un sistema di regole definisce il gioco. Facendolo, noi di fatto giochiamo, ok? In realtà i meccanismi che ci stanno dentro sono identici in tutto e per tutto a quelli che poi noi tendiamo, consapevolmente o meno consapevolmente, a trasferire nella vita reale. Quando abbiamo cominciato a buttare giù l'idea di questo approfondimento, di questa giornata, confrontandomi con la Presidente, mi sono azzardato a dire che, a mio avviso, se uno vuole comprendere, vuole conoscere a fondo una persona, ci deve giocare insieme. Infatti ricordo che Alessandra fu colpita da questa cosa, perché insomma probabilmente dovremmo approfondire. Se noi vogliamo conoscere una persona, dovremmo capire come gioca. Io non so, sto più attento. Prima il presidente del CONI diceva: io amo il tennis, vengo al tennis e quindi mi sento un po', come dire, legato a quello sport. Ecco, la stessa cosa vale per me, per il calcio. Tendo a vedere sempre sempre le cose rispetto allo sport di riferimento. Non so, io sto vedendo, non so, penso a come giochino alcuni calciatori e a come giochino altri. Secondo me quello poi è il riflesso di come affrontano l'esistenza. Faccio un esempio, non so, un giocatore che la linea di gioco e tenta di sfruttare le dell'avversario, non lo so, probabilmente nella vita tenderà a fare la stessa cosa. Il giocatore che invece cerca il corpo a corpo e vuole affrontare direttamente l'avversario, probabilmente nella vita farà la stessa cosa. Non lo so, azzardo questo tipo di
di ipotesi che poi andrebbe testato. Quello che ho visto, quasi sempre ci ritroviamo. Maggiore è la consapevolezza di un atleta, maggiore è la possibilità di fronteggiare gli eventi imprevisti che la gara comporta. Dallo stesso modo noi psicologi, guardo i colleghi, maggiore è la consapevolezza della persona, maggiore è la possibilità di giocare bene, essere funzionali nella vita reale. Allora, io qui ho preparato tutta quanta una serie di approfondimenti su quella che è la psicologia dello sport, che è un tipo di disciplina non particolarmente nuova e non particolarmente innovativa, ma che per la sua natura si deve per forza di cose nutrire di approcci interdisciplinari, okay, che vengono da altre branche. E poi dopo vedremo anche quali sono. Però l'obiettivo è chiedersi, sì, vabbè, bello tutta questa cosa, però per quale motivo è importante la psicologia dello sport? Ora io qui utilizzo la foto di un allenatore che, insomma, sul quale probabilmente oltre alla stima ci sta qualcosa di più, ma questa è una passione mia, non tanto per il tipo di calcio che propone, quanto per alcuni aspetti, alcuni concetti, sicuramente che si legano alla psicologia, ma che probabilmente fanno parte anche di una visione della vita. Allora, cosa ha detto Pep Guardiola? Ha fatto un esempio che secondo me spiega perfettamente, questo l'ha fatto in un'intervista dopo una partita, una di quelle cose che soltanto i maniaci, insomma, i calciofili si mettono a vedere, quando in realtà poi magari le persone normali invece cambiano canale. Allora, lui ha detto che non esiste, a parer suo, ad alto livello, la possibilità di un calo fisico, ma è sempre un qualcosa che riguarda un calo mentale. Facciamo per esempio. Allora, vi invito a figurarvi, per quello che conoscete di calcio, io mi sto confrontando con gli psicologi e sto notando che sono piuttosto scarsi per quanto riguarda la conoscenza specifica del calcio, no? Insomma. Però, vabbè, comunque, andando a fare un esempio del genere, ci dovremmo arrivare un poco tutti quanti. Tenete presente una situazione in cui, nella seconda parte di gara, quindi nel secondo tempo, una squadra subisce, la squadra avversaria non riesce a superare la metà campo, non riesce a impostare, è costretta sulla difensiva, è costretta a chiudersi in difesa. Ok? Questa è un tipo di situazione che possiamo facilmente immaginare. Ecco. L'allenatore di questa squadra dice ai suoi giocatori: salite, tenete la linea alta, cercate di tenere palla, cioè, ecco, mister non ce la facciamo, mister non ce la facciamo, sono più forti, vincono ogni contrasto, vabbè. Insomma, si chiudono in difesa, riescono per gran parte della partita a tenere botta e poi all'89esimo, 90esimo subiscono il gol della squadra avversaria. Benissimo, e quindi si dice perdono la partita, sì, c'è il recupero, l'arbitro dà 3 minuti di recupero, durante questi 3 minuti di recupero questa squadra si riversa in attacco e cerca disperatamente il pareggio, arrivando addirittura a sfiorarlo. Allora dice Guardiola, la domanda che ci dobbiamo fare è: c'è stato un calo fisico? I giocatori dicevano che non ce la facevano, ma questo stesso calo fisico come ha consentito poi negli ultimi 3 minuti di trovare tutte quante le energie per andare a ricercare il pareggio, addirittura a sfiorarlo? È evidente che si tratta di una situazione mentale. Io penso che come ragionamento ci sta e spiega quello che poi Maria Centracchio diceva prima: se stiamo allineati, se siamo consapevoli di quello che sono le nostre forze, probabilmente riusciamo a dare qualche cosa di più. Non poteva essere una questione fisica, ha ragione Guardiola, perché se fosse stata una questione fisica non ce l'avrebbero fatta nemmeno nei 3 minuti di recupero a tentare il pareggio e a buttarsi nell'area avversaria. Allora, questo tipo di aspetto che cosa mette in luce? Mette in luce il fatto che ogni tipo di atleta, adesso noi abbiamo utilizzato il calcio, poi continuerò a usare il calcio, perché se c'era l'interlocutore del presidente del CONI avrebbe usato il tennis, anche se nel master che ho fatto mi ricordo la considerazione di un professore
che diceva che se volete vedere effettivamente una persona, se è nervoso o no, dovete farla giocare a tennis per un sacco di tempo. Dopodiché, se riesce a mantenere la stabilità, significa che è stabilmente emotivo. Se no, di solito dopo un po' a tennis, se uno non è stabilmente, sbrocchi. Questo poi è vero, infatti. Allora, vediamo un po'. Un atleta di qualsiasi disciplina sportiva è importante che lavori su cinque aspetti. Allora, quattro di questi cinque aspetti sono definiti nella diapositiva, ok? Aspetto tecnico e tattico, la preparazione, aspetto tecnico e tattico, non so, facendo riferimento al calcio mi riferisco alla, a come gestire la palla, no? Quindi non lo so, gli aspetti basilari, lo stop, il tiro al volo, il colpo di testa, lo stare in barriera, ecco, ricordatevi dello stare in barriera perché dopo vi voglio far vedere una fotografia interessante. La preparazione atletica, che voglio dire, di solito, poi dopo ci sono dei preparatori che magari mi possono dare conferma o disconferma di quello che ho scritto, non lo so, velocità, resistenza, prontezza, forza, sono di solito aspetti che fanno parte della preparazione atletica. La salute fisica e l'aspetto nutrizionale, cioè il mantenimento e il potenziamento della salute psicofisica e l'alimentazione equilibrata e corretta. Che cos'è che manca? Manca l'aspetto psicologico. Manca l'aspetto psicologico. L'aspetto psicologico, se prendiamo in esame l'esempio che ci ha portato Pep Guardiola, che è l'allenatore del Manchester City, diventa determinante. Laddove partiamo, diciamo, da una motivazione, questa motivazione la possiamo poi declinare anche attraverso, anzi soprattutto attraverso il nostro intervento, in una pianificazione corretta degli obiettivi, a breve, medio e lungo termine, così come anche gli allenamenti si fanno a breve, a medio e lungo termine, si pianificano in questo modo, e poi lavorando sulle convinzioni personali, sulla consapevolezza di sé e poi forse su uno degli strumenti più importanti, che è il cosiddetto dialogo interno, in psicologia dello sport noto come self-talk, cioè abituare l'atleta a parlare con se stesso e a incentivare le immagini, le situazioni, gli stati positivi e annullare gli inevitabili pensieri intrusivi negativi che arrivano. Ecco, un atleta ad alto livello, nel momento in cui al cervello arriva una frase tipo "non ce la faccio", dovrebbe essere bravo a sostituirla con un altro tipo di frase. E di solito gli atleti ad alto livello, prima Maria Centracchio faceva riferimento al suo mental coach, di solito lavorano proprio appunto su questo. Allora, perché adesso io magari vado avanti perché voglio condividere con voi un paio di riflessioni che ritengo importanti prima di dare la parola alle mie colleghe. Questi che vedete proiettati sono le abilità mentali che di solito vengono considerate importanti nel campo dello sport. E quindi la capacità di gestire tutte quante queste dimensioni fanno di un atleta forte da un punto di vista mentale. Ok? Come vedete, sono aspetti nei quali noi psicologi, con le nostre competenze, con le nostre... insomma, con la nostra possibilità, con i nostri metodi e gli strumenti, possiamo decisamente intervenire. Intervenire appunto sulla paura, sull'ansia, lo stress, ecco, questo probabilmente fa parte di una visione un po' classica dello psicologo, però ci stanno anche altri aspetti, quelli legati alla motivazione, alla concentrazione, alla visualizzazione di immagini particolari che possono portarci a una condizione di ricerca della prestazione. Ecco, queste qui sono situazioni in cui veramente possiamo aiutare l'atleta e la persona, perché l'atleta è una persona. Anzi, prima una persona e dopo un atleta. Allora, vi chiedo, ecco, giusto, vado avanti, vi chiedo giusto un attimo di pazienza. Ecco, nel considerare questo aspetto qui,
Allora, mi fermo un po'. Perché lo sport è importante? L'abbiamo detto prima, poi magari ecco, è una convinzione mia, poi magari nel dibattito che faremo dopo vedremo se è condivisa oppure no. Lo sport che cos'è? È un contenitore all'interno del quale ci sta un sistema di regole. Se queste regole vengono promosse nella giusta direzione, diventa altamente educativo, consente uno sviluppo positivo di valori, correttezza, realtà, impegno. Io non mi vergogno a dire che nella mia esperienza, lo so che non sembra perché oggi poi tra l'altro compio anche gli anni, quindi sono piuttosto sensibile al tempo che passa, però un tempo giocavo a pallone anch'io, nelle trafile delle giovanili che ho fatto con la mia scuola di calcio, che è stata la Virtus di Campobasso, io ho assorbito dei valori grazie agli allenatori che ho avuto di correttezza, lealtà, almeno spero di averli, penso di averli assorbiti. E quindi di fatto queste società sportive che poi consentono l'approccio allo sport rappresentano, soprattutto in questo momento storico, delle vere e proprie agenzie di socializzazione che sono complementari e quindi vanno ad aiutare a supportare le principali agenzie di socializzazione, che storicamente sono la famiglia e la scuola. Lo sport rappresenta un validissimo, e a questo punto io mi spingo in una maniera anche un po' forse avventurosa a dire quasi necessario momento di crescita del bambino, perché se fa sport e lo fa bene, possiamo dire che cresce meglio. Perché diciamo questa cosa qui? Partiamo dal concetto di apprendimento motorio, che ecco, devo pazientare un poco perché vedo che il video dietro di me non è sincronizzato. Ecco, adesso ci sta. Perché se lo consideriamo come un insieme di processi cognitivi che portano a cambiare, che portano a cambiamenti permanenti in un comportamento, noi se questo tipo di situazione la applichiamo a un bambino, possiamo fare in modo che nel momento in cui il bambino, secondo quanto ci dicono le neuroscienze, un range d'età compreso tra i 5 e gli 8 anni, completa la cosiddetta fase di lateralizzazione dello sviluppo cerebrale, ha la possibilità di sviluppare lo schema corporeo. Allora, lo schema corporeo si sviluppa in tutti, anche in chi non fa sport, soltanto che non è che poi ci vuole questa grande riflessione per comprendere che chi si muove, che chi gioca, che chi ha una continuità nel percepire lo spazio e il gioco del cortile in particolare consente uno sviluppo del genere, e lo sport potrebbe in un certo senso riproporre questo tipo di dinamica. Diciamo che chi lo fa è decisamente più avvantaggiato. Ora, prima dei 5-6 anni, il processo di lateralizzazione non è completo, per cui è possibile che il bambino possa non essere, diciamo, padrone di certi meccanismi, di certi gesti tecnici che uno sport che uno sport richiede. Per cui è necessario, e su questo soprattutto le nuove leve degli allenatori sono piuttosto preparate, infatti questo guardo la presidente come punto di riferimento della mia comunità, su questo dobbiamo essere piuttosto contenti, perché le ore di formazione di psicologia per quanto riguarda gli allenatori sono nel corso degli ultimi anni sempre andate a salire, e se ci confrontiamo con gli allenatori vengono sempre più richieste, quindi significa che per fortuna ci sta maggiore attenzione. E quindi lo sport non è visto soltanto come un processo esclusivamente muscolare, ma è vero tutto quanto quello che stiamo condividendo, insomma, questo pomeriggio. Allora, è opportuno nel bambino favorire l'espressione spontanea. Nella Federazione Italiana Gioco Calcio si sta cercando di proporre
nell'approccio al bambino uno stile comunicativo non direttivo. E quindi si cercherà nel corso del tempo, nella fascia d'età tra i 16 e tra i 6 e i 13 anni, di non dire al ragazzo passa, fai, tira, ma di avere uno stile interrogativo. Magari incoraggiarlo dicendo bene, cosa avresti potuto fare? Quali sarebbero state le altre soluzioni? In questo modo il bambino lo scopre da solo e c'è maggiore possibilità di crescita. Io poi, rispetto a questo, credo che si creano le condizioni per sviluppare i talenti, anche perché, ebbene, vabbè, poi su questo non lo so se siete tutti quanti d'accordo, però sulla base di almeno degli studi che abbiamo condotto, non penso che il talento si possa esprimere prima della fase preadolescenziale. Okay? Trovo veramente difficile vedere un bambino di 7 anni, 8 anni e definirlo un talento. No. I talenti si vedono dopo, almeno nel mondo del calcio. Allora, alla fine, che cos'è che voglio sottolineare? Prima di passare ad alcune riflessioni più insomma, di tipo, sentirete, filosofico, che l'evoluzione, la percezione, la costruzione dello schema corporeo in un bambino che fa sport è decisamente più avvantaggiata e più raffinata rispetto a un bambino che non fa sport. Se noi consentiamo al bambino di svilupparsi, e lo fanno gli allenatori con il supporto anche dello psicologo, noi creiamo le condizioni per un più sano sviluppo neurocognitivo. E questo, rispetto alla promozione del benessere di cui la Presidente parlava prima, credo che sia un obiettivo importante. In sintesi, voi potreste dire, vabbè Fabrizio, che stai dicendo? Che i bambini devono fare sport? Sì, che i bambini devono fare sport, questo è... Però non basta il movimento, è necessario che siano seguiti da allenatori qualificati, è necessario che siano seguiti da insomma persone che comunque portino avanti un certo tipo di progetto. Ecco, l'improvvisazione su questo... Lo so che diciamo, ecco, parliamo di una cosa detta e ridetta, però è sempre bene, non penso sia superfluo ridefinirlo, che soprattutto in questo contesto l'improvvisazione crea danni. In questa diapositiva c'è l'ultima riflessione che volevo fare prima di passare a un paio di fotografie, rispetto alle competenze sociali. Allora, il gioco e l'agonismo sono considerate dalla psicologia dello sport le motivazioni che portano ciascuno di noi a fare sport. Noi vogliamo giocare per il piacere di giocare, per la sensazione di piacere che la dimensione ludica comporta, questo fa parte dell'essere umano. E poi ci sta la dimensione agonistica, che è quella di voler vincere, di voler competere, anche questo fa parte della dimensione dell'essere umano. È importante che un bambino venga avviato allo sport perché gli aspetti degli impulsi, dei desideri, e dell'aggressività vengono canalizzati verso una espressività consentita, quindi si acquisisce meglio il concetto di regola. E con il concetto di regola si insegna più facilmente il concetto di rispetto. In parole povere, stiamo fornendo alla struttura in crescita la costruzione di competenze relazionali. Su questo non serve effettivamente legarsi a uno sport piuttosto che un altro, Quello che è importante, certo, ci stanno le attitudini e di solito i bambini poi, quello che è importante è che facciano le cose che vogliono fare, ma con tecnici qualificati. Allora, volevo andare avanti, ecco, giusto farvi vedere una cosa simpatica, ve lo dico anche un po' più per farvi ridere, per strapparvi un sorriso. Io sono convinto assertore del metodo RIPE, ridere e pensare,
Come funziona non tanto la dimensione dell'ansia, ma quanto la dimensione del pensiero negativo che si instilla nell'atleta, che poi voglio dire. Ecco, lo vedete qui nella parte destra, no? Quelli sono i personaggi dei Simpson, ecco, quello è il barista e quello è l'ubriacone, il barista è l'atleta e l'ubriacone è il pensiero negativo, quando il barista manda via l'ubriacone ricompare dietro. Okay. Quello è il pensiero negativo che ci sta sempre. Un atleta ad alto livello, nel momento in cui si trova a dover fronteggiare un pensiero del tipo non ce la faccio, mi sa che mi frega, ecco, deve essere bravissimo a sostituirlo con un altro. Allora, dunque, io salto tutta quanta una serie di cose che avevo preparato. Allora, che cosa non deve essere uno psicologo dello sport? Ok? Cioè, quindi cos'è che non dobbiamo fare noi psicologi? A mio avviso, questa è una cosa che non sta scritto nei manuali, ma è un'esperienza che ho raccolto sul campo. Non presentarsi come il famoso personaggio del film di Quentin Tarantino, che è il signor Wolf. Risolvo problemi. Non credo che sia questo il mostrare sicuramente sicurezza, ma non certo il presentarsi come colui che risolve i problemi, perché non abbiamo la bacchetta magica. Allora, abbiamo molti strumenti, possono essere determinanti e serviamo parecchio, però non abbiamo la bacchetta magica. Allora, noi nel promuovere il nostro contributo dovremmo, vabbè, prima di tutto comportarci come, cioè noi, per promuovere una mentalità vincente, ecco, se la vogliamo parlare, se la vogliamo definire in questi termini, usare i termini che si usano poi nella preparazione mentale della gara, dovremmo essere, ecco, io adesso mi sono sganciato dal calcio e ho preso delle immagini che riguardano il nuoto. Questo è l'ex campione statunitense Phelps. Noi dovremmo essere come Phelps e non come il secondo, che onestamente non conosco. Qual è l'atteggiamento dei due atleti? Il Phelps è orientato alla vittoria, cioè lui ha l'obiettivo quello di arrivare al traguardo. Invece il secondo è concentrato sull'avversario. Federica Pellegrini, che è veramente un atleta, al di là del suo curriculum, è un atleta forte mentalmente, che ha avuto anche delle difficoltà di carattere psicologico, che sono state affrontate anche attraverso i nostri colleghi, e quindi lei è stata onesta ha condiviso le sue vittorie anche con il contributo dei suoi psicologi e dei suoi mental coach. Federica Pellegrini dice una cosa molto giusta in un suo testo. Dice che poi gli atleti e le persone si dividono in due grossi tipi, quelli che vogliono vincere e quelli che non vogliono perdere. Ok, anche questo, torno a dire, se noi giochiamo con le persone, capiremo pure noi, ma noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo vincere oppure non vogliamo perdere? E questo determina un atteggiamento poi nei confronti della gara che troveremo sempre presente nelle verbalizzazioni dell'atleta. Ovviamente dobbiamo saperlo anche noi, questa è una storia che gli psicologi poi conoscono bene, almeno gli psicologi bravi. Poi ci stanno altre situazioni. La box non è uno dei miei sport preferiti, però questo atleta qui ha fatto la storia dello sport, no? Mohamed Ali. Se la mia mente può concepirlo e il mio cuore può crederlo, allora io posso compierlo. No, non sto andando in, ecco, questo è quello che stavamo dicendo. Un altro boxer, Sugar Ray Leonard, devi sapere che puoi vincere, ecco qui, devi sapere che puoi vincere, devi pensare che puoi vincere, devi sentire che puoi vincere. Ok, capisco che proponendovi questa cosa posso, non so, scadere nella banalità, però questi sono aspetti che se noi riusciamo a
calibrare nell'affrontare le difficoltà della nostra vita, noi probabilmente abbiamo maggiori possibilità di vivere meglio. Vado avanti. Allora, quella che vedete proiettata qui, che purtroppo stiamo gestendo un piccolo cambio, è andato, è ironicamente, lo dico ironicamente perché io, insomma, come calciofilo ho una fede calcistica e sono un tifoso della Roma, e invece sto utilizzando la frase dell'attuale allenatore della Lazio, però per amore della verità, cioè quando, insomma, è un tecnico molto preparato, ha detto una cosa che trovo particolarmente interessante, che si lega agli aspetti, diciamo, dell'importanza psicologica. Lui parla, ecco, prima ero più portato a interpretare la tattica come valore assoluto. Questo da parte dell'allenatore che cosa vuol dire? Vuol dire che a me interessa come si muovono i giocatori, non mi interessa il giocatore. Ora so che il bambino che c'è in ogni giocatore non va mai spento. Quando si diverte, rende il doppio ed è uno spettacolo meraviglioso. Quando si diverte, ok? Qui stiamo parlando di calcio ad alti livelli. Ed è evidente che non stiamo più parlando di aspetti tecnici né di aspetti tattici, ma stiamo parlando di aspetti squisitamente mentali. Il divertimento è un aspetto mentale. Ok? Allora, perché poi... alla fine lo sport è importante, perché potrebbe, come ho detto già in un paio di circostanze, ripetere le condizioni che viviamo nella vita reale, perché la gamma di emozioni che porta a vivere sono molteplici. Ok? In alto a sinistra vedete l'attuale centrocampista della nazionale italiana, Jorginho, con la coppa che abbiamo vinto a luglio. A destra vedete due grandi campioni del passato, che sono Roberto Baggio e Franco Baresi, appena sconfitti nella finale persa rigori nel 94. E poi in basso vedete un'altra tipologia, sempre, insomma, dai forti contenuti emotivi. Quello a terra è Spinazzola, che si è appena rotto il tendine d'Achille, e a fianco il suo compagno di squadra, Cristante, che lo supporta. Ecco, prima... Anch'io, lo dico, confido alla mia presidente, anch'io mi sono emozionato parlando con Maria Centracchio, ripensando a quando ha detto Urbi e Torbi che il Molise esiste in meno forte. Non lo so, penso, voglio essere megalomane, ma probabilmente più di qualcuno di voi pure si sarà emozionato a sentire una nostra corregionale alle Olimpiadi dire una cosa del genere. Allora, concludo il mio intervento facendovi vedere quello che è un grandissimo allenatore, si chiama Marcelo Bielsa, e ha detto una cosa un po' lunga, che l'attuale allenatore allena in Inghilterra, e viene soprannominato El Loco, perché effettivamente è particolarissimo. Allora, lui porta avanti un concetto che a noi psicologi ci può interessare. Sostiene che nel processo di miglioramento dovremmo cercare inconsciamente la sconfitta. Ok? Perché la vittoria, sì, ci consente sicuramente di raggiungere un obiettivo, ci gratifica, eccetera, eccetera. Però è la sconfitta che ci mette meglio in contatto con le cose che potremmo migliorare. Ora, io l'ho detto male, perché sono mediocre, eccetera, però lui l'ha detto molto molto meglio, e lo leggo, lo vado a leggere perché lo vorrei condividere. Ecco, dovremmo chiarire alla maggioranza delle persone che il successo è l'eccezione, che gli esseri umani solo a volte trionfano. Il successo è deformante, rilassa, inganna, ci rende peggiori, probabilmente sì, ci aiuta ad innamorarci eccessivamente di noi stessi. Al contrario, l'insuccesso è formativo, ci rende stabili, ci avvicina alle nostre convinzioni, ci fa ritornare ad essere coerenti. Sia chiaro che competiamo per vincere, ed io faccio questo lavoro perché voglio vincere quando competo, ma se non distinguessi ciò che è realmente formativo da quello che è secondario, commetterei un errore enorme. La gioia di una vittoria in una partita dura 5 minuti, la partita finisce e c'è un senso di effervescenza, una sensazione di adrenalina al massimo che genera eccitazione e felicità, ma sono solo 5 minuti e dopo c'è un enorme e grandissimo vuoto. È una solitudine indescrivibile, ma è un'opportunità, è un gol per noi, è la vita.
Allora, la possibilità di ricercare nella sconfitta gli elementi di un possibile miglioramento credo che sia un tipo di concetto interessantissimo, inapplicabile, però interessantissimo. Inapplicabile perché mi sono permesso di condividerlo con degli allenatori, i quali giustamente me lo dicevano, Fabrizio, a me, se io perdo 4 partite di fila mi esonerano. Cioè, okay? Quindi giustamente non... Allora, un'ultima cosa, perché vedo che immagino che il tempo sia superato. La tendenza al miglioramento che lo sport ci può dare è rappresentata dalla riflessione di un altro grandissimo calciatore del passato, che un attimo soltanto che adesso... si sintonizza la linea e andiamo a vederlo. Vi chiederei di individuarlo, però ho scritto il suo nome in fondo, quindi è particolarmente è facile. Eccolo lì, è Puyol del Barcellona, storico capitano catalano, centrale difensivo, grandissimo calciatore secondo me. Ecco, leggiamolo insieme. Quando ho fatto il provino per entrare alla Barca, a Barcellona, mio padre mi ha detto: se torni e non ti hanno selezionato perché c'erano 20 giocatori migliori di te, nessun problema. Però se non ti selezionano perché c'erano 20 giocatori che si sono impegnati più di te, non tornare a casa. Ok? Ecco, questo qui è un valore, no? Quello della ricerca dell'impegno, del combattere, come diceva Maria Centracchio, no? Il combattimento. Mi viene in mente a livello di libere associazioni gli insegnamenti che la mitologia greca ci ha fornito col mito dell'eroe. L'eroe è colui che combatte nel mondo greco, non è colui che vince. È colui che combatte, può vincere oppure può perdere. Se vince si glorifica della vittoria, se perde deve essere bravo a riprendere la spada nella polvere, rialzarsi e riprendere il combattimento. Quello è il vero eroe. Il mito dell'eroe è il combattere. Chiudo con questa. Questa fotografia non vi dice nulla, è successo a marzo di quest'anno. È il gol con cui la Juventus, l'ultima squadra rimasta in Champions League, ha subito l'eliminazione ai danni del Porto perché nell'ultimo minuto del tempo supplementare ha preso gol su punizione. Ora, vedete la barriera come è composta? Chi conosce un po' il gioco del calcio sa che in barriera, questo ci viene insegnato nelle categorie proprio più piccole, nei primi calci, i pulcini in barriera, non ci si muove. Ok? Allora, lì che cosa è che è mancato? È mancato un concetto che è quello di disciplina, no? E di rispetto delle regole. E trovo indicativo, è importante che vediamo questa foto, perché il giocatore che si è scansato e allargato le gambe, cosa che non si fa non, nella maniera più assoluta, chi è il numero 7? Chi era il numero 7 della Juventus? Cristiano Ronaldo, vabbè, stiamo festivando. No. Trovo interesse. Ovviamente, ragazzi, si scherza. Allora, ragazzi, Cristiano Ronaldo è considerato da molti, da tutti, quello che probabilmente è l'attuale calciatore più forte al mondo. Ecco, l'attuale calciatore più forte al mondo commette un errore. Non perché non sa giocare, non perché non sa gestire la tecnica, non perché commette un errore di disciplina. La disciplina è un aspetto mentale, non è un aspetto tecnico. Probabilmente quella partita la Juventus l'ha persa per motivi di carattere mentale, non per motivi di carattere tecnico. Va bene, in realtà... ci starebbe un'ultima cosa, poi vi giuro che vi lascio. C'è un'ultima fotografia, vi faccio vedere la fotografia che ho scattato sul mio televisore il 12 aprile del 2016. Era un quarto di finale di Champions League. A sinistra vedete il Barcellona,
E a destra vedete l'Atletico Madrid, stanno rientrando in campo per giocare il secondo tempo. Secondo voi chi ha vinto? Atletico Madrid. Ok. La presidente ha detto loro, l'ha individuato, va bene. Allora, io ragazzi vi ringrazio molto. In realtà ci stanno moltissime altre cose che avevo preparato, però magari se dopo c'è tempo magari le riprendiamo come spunto per un ulteriore approfondimento. Prima di lasciare la parola alle mie colleghe per i loro interventi, che andranno molto più sullo specifico, no? di come poi la psicologia possa intervenire, mi piace chiudere con una frase di un argentino. Oggi ho preso anche, perché anche Bielsa è argentino, oggi ho preso in considerazione argentini e spagnoli, e ho parlato male di un portoghese. Allora, la sua frase è: ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per strada, ricomincia la storia del calcio. Il fatto di ricominciare, il fatto di riprendere, questo qui è un tipo di evento che magari, ecco, io sono piuttosto mediocre, sto parlando, poi dopo ci saranno le colleghe che sono più brave di me sicuramente, ma dobbiamo ringraziare l'ordine e la presidente per aver ricreato una condizione di presenza che mancava, noi dobbiamo assolutamente ricominciare. Lo sport è sinonimo di movimento e quindi significa ripresa, ed è simbolicamente importante che noi riflettiamo su questo tipo di concetto. Una cosa che non ci deve mancare è la speranza, perché se no non ci sviluppiamo. Vi ringrazio moltissimo per la pazienza. Ho due domande. Allora, diciamo che intanto grazie per questo interessantissimo intervento, che sarebbe potuto andare avanti ancora, perché per me davvero, io che non sono proprio dentro a questa materia, è affascinantissimo. Sì, hai chiamato questi qui l'Atletico Madrid, va bene. Allora, intanto la prima riflessione è questa: quando tu dicevi che le sconfitte sono importantissime, che forse è proprio da lì, no, che si dovrebbe ripartire per cercare una sorta di miglioramento, una sorta di lavoro su se stessi. Pensavo che in fondo noi psicologi siamo abituati a costruire sulle macerie, no? Quindi è proprio il nostro lavoro questo. E poi la seconda domanda che volevo farti è questa. Visto che ho capito che ti piace uno sport, volevo chiederti perché l'Italia ha vinto gli europei? Perché in realtà, cioè, spiegaci cosa è successo a livello di squadra. Allora, io in questo momento sto facendo una formazione con il settore giovanile. E proprio ieri sera, la formazione è in atto, io mi sono assentato per venire qui. Proprio ieri sera ho parlato con uno dei tecnici federali e abbiamo parlato, tra le altre cose, dell'aspetto legato alla vittoria degli europei. È una vittoria importantissima. Lasciamo perdere l'aspetto più squisitamente folcloristico del tifo, della vittoria, campioni d'Europa, eccetera, eccetera. È un concetto, secondo me, filosofico, perché l'Italia, la nostra nazionale, non ha al suo interno calciatori che possano definirsi fuori classe. Questo tecnico ieri mi diceva: forse il portiere può avvicinarsi a un concetto del genere, forse. In realtà noi non abbiamo, per tutta quanta una serie di motivi che sarebbe importante, sarebbe simpatico poi approfondire, che si legano anche allo stile comunicativo con cui i ragazzi si approcciano allo sport, che probabilmente prima non c'era. Noi non abbiamo non abbiamo fuori classe, abbiamo tantissimi giocatori forti, ma non abbiamo fuori classe. Quindi il nostro commissario tecnico ha impostato un lavoro che è durato un paio d'anni sul concetto di gruppo. È stato un sistema gruppale molto più forte, perché poi abbiamo vinto con merito, non è che abbiamo vinto per episodio, molto più forti delle singole individualità. Probabilmente in questo momento storico, questa è una valutazione che faccio io da tifoso, la squadra che più di tutti ha delle individualità è la Francia, che invece è andata male, male, male. Allora,
noi stiamo venendo fuori, si spera, da una situazione pandemica nella quale probabilmente, se ci riusciamo, è perché orientiamo gli sforzi su un bene comune, su una condivisione e su un venirne fuori insieme. L'approccio individualista può risolverti probabilmente una partita, ma non ti fa vincere il campionato. E quindi l'approccio individualista tradotto nella vita seria può magari migliorarti una piccola condizione momentanea, ma non ci fa migliorare. A livello collettivo credo che sia un obbligo di ciascuno di noi cercare di remare tutti nella stessa direzione, di orientare il bene comune. Ho di fronte a me il sindaco della mia città, per cui il rappresentante massimo di questa cosa, che probabilmente è importante. Cioè, noi abbiamo vinto l'europeo perché abbiamo ragionato da squadra. Tradotto, l'europeo, allora il calcio è una cosa stupida poi, la vita seria invece è più importante. Noi, su questo guardo il mio sindaco, possiamo venire fuori da questo se ragioniamo come comunità, no? Se ragioniamo come individualità. Infatti quello che tu dicevi, quando tu parlavi di sport, io parlavo di vita, no? Nel senso che tutto quello che lui ha detto fondamentalmente è applicabile. Ringraziamo il dottor Masciali, grazie per essere venuto il giorno del suo compleanno, poi ci dirà l'età, a festeggiare con noi. Adesso lasciamo la parola al preparatore parolimpico Stefano Cialella, il quale ci ha anche lui gradito della sua presenza, e ci racconterà un po' invece quello che dicevo prima, lo sport un po' come risorsa, anche lui a livello agonistico, ma non solo, insomma, no? Quindi adesso Stefano ci racconta la sua esperienza e con lui chiaramente abbiamo ci presenti. Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio il presidente, ringrazio il presidente del CONI, che ho avuto il piacere di conoscere oggi, il presidente del CIP, la professoressa Parrella, il sindaco, che non vedevo da tanto tempo, perché come diceva il dottor Fabrizio, va bene, ci siamo emozionati con Maria, ma io mi sono emozionato anche con Pasquale, mi sono emozionato con tanti tanti sportivi molisani che ancora adesso vado a ricercare, e ce ne sono tantissimi, anche operatori sportivi bravi in tutta Italia. E ho accettato questo invito, io sono uno che parla poco in pubblico e vi spiego anche perché, ma ho accettato questo invito perché voglio ringraziare pubblicamente il dottor Angelo, che mi segue da un po' di tempo, perché ho avuto sia dei problemi personali, ma anche dei problemi, cioè problemi, voglio risolvere, voglio essere professionale anche nei ruoli che io poi vado a svolgere. Parlo poco perché quando ero piccolo, che andavo in nazionale, sono stato un atleta, mia mamma mi diceva, io sono di Rocca Mandolfi, parla italiano, non parlare dialetto. Capito in camera, primo giorno, con un ragazzo, mio carissimo amico delle Fiamme Oro, la prima cosa che mi dice, apri l'anta. La seconda cosa che mi dice, disfo la valigia, mi dice, che marasma, chiamo mamma, dico, ma qua parlano proprio italiano, no? Quindi da allora cerco di evitare come protezione. Allora, niente, io ultimamente ho finito la carriera da atleta, subito mi sono dato al mondo paralimpico, prima come guida, ho fatto la guida di atleti non vedenti, Annalisa Minetti, la prima, e poi ho allenato anche bambini con disabilità, perciò mi sono fatto aiutare dal dottore, perché tante volte diventi sei un punto di riferimento. Per esempio con l'atleta invece più evoluto sportivamente, davo attenzione a banalità, tipo non vedente ci vediamo stasera, mi facevo problemi, invece non era un problema, ok? Ultimamente sono il direttore tecnico delle Fiamme Azzurre della Paratletica, Marco, un atleta delle Fiamme Azzurre, e sono il referente tecnico della FISPES Academy, che sarebbe la nazionale giovanile della paratletica, ragazzi che vanno dai 14 ai 20 anni, ragazzi adolescenti. Io mi sono preso anche degli appunti, è molto
è molto diverso confrontarsi con degli atleti evoluti che hanno avuto, sportivamente parlando, che hanno avuto comunque dei risultati importanti a livello internazionale, hanno vinto delle medaglie perché hanno già un'equipe ed è molto importante, molti di loro hanno proprio uno psicologo, una persona praticamente che li segue anche dal punto di vista mentale, perché molto importante è gestire l'ansia prima delle gare. E invece è diverso per i ragazzi adolescenti della Fisbes Academy, perché molte volte sono alle prime armi, però noi dal 2017, da quando è nata questo progetto che si chiama Fisbes Academy, che è rivolto alle Olimpiadi del 2024, le Paralimpiadi di Parigi, ci siamo fatti sempre assistere, accompagnare, supportare, non so il termine giusto, da uno psicologo. Iniziamo sempre i raduni, raduni tecnici, incontri praticamente con le varie nazionali, iniziamo sempre presentandoci, okay? Successivamente c'è la struttura tecnica che parla con i tecnici personali, o psicologo che parla con gli atleti, e poi noi con gli atleti, noi intendo la struttura tecnica nazionale con gli atleti, e successivamente praticamente lo psicologo parla con i tecnici personali. Vengono fuori tante cose importanti, vengono fuori ragazzini che dicono: non riesco a rapportarmi col mio allenatore perché è troppo anziano. Effettivamente così vengono fuori spesso sia ragazzi sia allenatori che si lamentano delle famiglie troppo presenti. Quindi gestire delle situazioni così importanti, io che faccio il tecnico e sono abituato soltanto a stare in campo, ho bisogno di un professionista per non sbagliare. Un concetto delle famiglie, appunto, penso che non sia giustificato, però sia anche nella normalità, no? C'è quasi una richiesta di un risarcimento, tra virgolette, inconscio, di un riscatto sociale. Quindi saper parlare, saper rapportarsi, saper comunicare con un genitore penso che sia fondamentale, perché si accompagna appunto un atleta in un percorso sportivo che poi uno cerca di crearlo nel miglior modo possibile, no? Per quanto riguarda i ragazzi che alleno, ci sono due problematiche importanti. Ci sono, oltre alla disabilità, c'è anche l'adolescenza. Quindi molti ragazzi smettono perché hanno dei problemi, ma più che altro per la gestione del tempo. Quindi è molto importante, secondo me, molte volte li indico di farsi aiutare, perché c'è ultimamente una ragazza, tre medaglie mondiali, ha smesso perché, essendo non vedente, ha un'ora e mezza di tempo e in quell'ora e mezza deve prendere l'autobus, ma se l'autobus passa in ritardo non si trova poi con l'allenatore, poi deve tornare a casa. Tutte problematiche che da sola uno non riesce comunque a gestire. Ripeto, la figura del psicologo è molto importante. Io da atleta magari l'avessi avuta, perché appunto non sono stato mai bravo a gestire l'ansia, no? L'ansia da prestazione, non so per quale motivo, forse venendo da un paesino, non lo so, forse sono io proprio così, e quindi è una figura che fortunatamente adesso, leggevo proprio ieri un articolo della Gazzetta, diceva che tanti atleti importanti si stanno facendo aiutare, psicologi, mental coach, poi le differenze le conosco, però voi lì siete bravi, non voglio entrare in nessuna diatriba di questo. E ci sono, basta pensare a Jacobs che ha vinto la medaglia ultimamente. Poi vedendo la relazione prima Fabrizio, condivido tutto, anzi molto molto interessante. Personalmente vedrei un sport di squadra e uno sport individuale, che lo sport individuale praticamente ti fa capire fisicamente dove puoi arrivare, quali sono i tuoi limiti. Se sei bravo a capire quello, sai se puoi partecipare a un'Olimpiade, a un Mondiale, a un campionato italiano.
e qualora uno sa di poter partecipare, molte volte ci sono ragazzi che fanno degli allenamenti importanti e poi in gara non sono capaci, lì non riescono forse a gestire la loro tensione, e quindi è importante quello. Con me qui c'è Marco Cicchetti, un ragazzo molto giovane, lui, posso dire l'età, 99, quindi ce l'hai 22 anni. Mi ricordo, ma Marco praticamente ha un piede torto congenito, mi ricordo quando nel 2016 mi ha chiamato lui la mamma, diceva 2016, no? Perché noi siamo 2017, perché dopo le Paralimpiadi di Rio, perché c'era un atleta delle Fiamme Azzurre che aveva lo stesso problema, quindi lui è stato tesserato, da allora ha partecipato a mondiali, europei, olimpiadi, terzo ai campionati appunto europei quest'anno, lui fa salto in lungo personale 7 metri, e Marco fino al 2023 gareggerà categoria accorpate con gli amputati sotto il ginocchio, dal 2024 saranno una categoria a parte i ragazzi appunto con piede torto congenito. Grazie della tua, del racconto della tua esperienza, anche insomma sei bravo a gestire la vita, è vero, hai rotto il ghiaccio, ci hai fatto ridere, le tecniche le conosci, quindi insomma va bene. Marco, ben arrivato, ti diamo il benvenuto, scusami, io ogni volta mi ho problemi a prendere il touch al nostro ordine, e quando io ho chiesto a Stefano se insomma ci fosse qualche atleta che volesse portare la sua testimonianza, qualche pari atleta, lui mi ha detto sì, c'è un ragazzo, e lui è molto bravo, è più veloce del, come mi hai detto, più veloce del ragazzo più veloce del mondo. Salto più alto. Sì, mi ha detto insomma questa cosa, ho detto ammazza, ho detto sì, fallo venire, perché noi ci... E quello che volevo chiederti, no, è come vivi tu con la tua disabilità, e quindi quanto è importante per te la componente psicologica quando sei nelle tue gare, insomma, perché poi ci diceva Stefano, tu gareggi adesso anche con ragazzi che hanno una disabilità delle protesi, quindi, se ho capito bene, e quindi anche in questo, no, c'è anche una differenza, cioè tu come percepisci questo tuo modo di competere? Diciamo che ho avuto un momento in cui mi metabolizzare ciò, perché comunque non ho sempre dato molto conto alla parte psicologica, perché io faccio sport da quando ho circa 3 anni, ho iniziato insomma con propedeutica, ginnastica artistica, poi ho cambiato a 10 anni e insomma sono passato all'atletica. Io ho sempre gareggiato comunque con normodotati, e anche mi sono sempre anche allenato con i compagni normodotati, perciò non ho mai dato troppo conto, ho evidenziato appunto il mio formazione al piano. E appunto nel 2017, quando mi sono approcciato al mondo paralimpico, lì ho iniziato, no, a dire, ecco, io sono, che poi ho fatto comunque la classificazione con insomma mi hanno dato la categoria, e da lì comunque ho iniziato un po', come si può dire, a metabolizzare, cioè non è stato netto proprio il pensare a questa cosa. Ho avuto degli anni in cui dovevo appunto metabolizzare e anche rivedere un po' i miei obiettivi, e da lì ho iniziato anche a capire l'importanza della parte psicologica per la prestazione in gara, ma anche quella in allenamento è importantissima, perché appunto in questi anni in cui ho dovuto metabolizzare questa cosa e appunto rivedere i miei obiettivi, c'è stato un momento in cui mi ero, diciamo, spento, semplicemente non sapevo dove volevo arrivare, e non ho, ecco, lì magari in quel momento non ho avuto un aiuto, cioè magari non ci ho pensato io, ho detto magari mi faccio aiutare, però ecco, sono state importantissime le persone che mi sono state accanto e che mi hanno aiutato, come tipo l'allenatore, la famiglia,
e questa cosa mi ha aiutato molto sia in gara che magari ecco anche a casa, perché per l'atleta è importantissimo l'alimentazione, no? E c'è stato un momento in cui io non mangiavo neanche bene perché era una fase un po' così, no? E lì appunto arrivo da tutta la parte dell'importanza psicologica per raggiungere i miei obiettivi. E appunto per arrivare a Tokyo, da che dicevo, ecco, io magari non valgo così tanto, non so se un futuro addirittura. Da lì appunto ho lavorato, cioè mi hanno aiutato anche, soprattutto non l'ho fatto da solo, mi hanno aiutato appunto dalla parte psicologica a lavorare su questo. E appunto Marco magari di 3-4 mesi prima non ce l'avrebbe fatta a gestire una gara di importanza tale, anche un europeo o proprio le Paralimpiadi. E niente, perciò... è quasi, forse anche quasi l'80% di tutto, perché ti aiuta sia nella parte dell'allenamento che della gara, che come per ora per me, che ho sbloccato qualcosa, no? Per me anche mangiare tanto bene è come se fosse una specie di allenamento, lo faccio volentieri. Non sento per esempio quella pienezza, quella pesantezza, non so, in generale. Importante quello che dici, perché effettivamente, come si diceva anche prima Fabrizio, l'alimentazione fa parte, no, del benessere dell'atleta, è un lavoro a volte anche per l'atleta mangiare in un certo modo. Se non c'è la componente psicologica che in qualche modo ti inserisce dentro a questo circolo virtuoso, poi diventa più difficile. Sì, sono piccoli sacrifici comunque. Beh, immagino. E poi tu non li senti, soprattutto se puntano un po' quelli che hai gli obiettivi e lo fai determinare appunto. Capito. Quindi per te è stato anche un ridefinire la tua identità, cioè tu ti sei sempre visto come un normodotato, fino a quando non ti hanno detto tu però gareggi. Sì, poi sapevo comunque della mia disabilità, che comunque a livello sociale comunque non comporta nulla, perché comunque certo, cammino parecchio, anche se... Cioè, è una disabilità legata dal punto di vista sportivo. Però comunque sì, proprio per questo comunque non avevo mai evidenziato quella parte. E lì è diventata un po' chi sono io. Sì. Non è stato facile. No, appunto ci sono stati questi anni in cui mi sono trovato... addirittura a dire che io non avevo più, cioè è stata comunque sì una rielaborazione tosta, sì. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Maria, perché anche tu a Tokyo, insomma, hai dovuto lasciare un po' tutti i tuoi affetti, è stato difficile per te stare lontano e comunque in qualche modo ritrovarti anche un po' solo, perché poi un atleta ad alte categorie, alla squadra, all'allenatore, però un po' solo. Sì, poi, ecco, quando metti a posto determinate parti, cioè quando, appunto, come diceva Maria, trovi un equilibrio, diciamo che è più facile, che comunque ti senti, come si può dire, in pace, ma sai che comunque... le persone che sono a casa ti stanno sempre vicino, c'è cioè una specie di energia che ti tieni dentro. E no, diciamo, sentito da solo, no. Beh, sono un bel gruppo, sono. Sì, poi l'importante è anche il gruppo. Cioè, è uno la sport squadra. Individuale, ma c'è sempre il gruppo prima e dopo la gara. E quello devi dà tantissimo. Pensa un po' alla famiglia. Sì. E poi c'è un legame forte in qualche modo, sì. Anche lì le dinamiche di gruppo sono importanti, sì, come ci diceva. Sì. Marco, io ti ringrazio, non so se ci sono domande anche per lui, altrimenti ti lascio andare. Grazie Marco. Sì.
non c'è qualcosa. No, non c'è. Proseguiamo. Io vi prometto che siamo in perfetto orario. Allora, anche con Marco bisogna considerare. Diciamo che la giornata di oggi è abbastanza carica di emozioni. Adesso proseguiamo appunto, come vi dicevo prima, oltre allo sport come promozione del benessere, noi psicologi ci occupiamo anche di lavorare sulle risorse, no? E la dottoressa Adriana Viotti, che ringrazio per essere oggi qui, ha sperimentato con il suo centro, che adesso vi presenterà, Felicemente Abile, un tipo di lavoro sulle risorse, partendo però dal campo. Quindi adesso lascio la parola ad Adriana Viotti, che faccio partire giusto la tua presentazione. Il video lo vuoi mettere prima o dopo? Ok. Allora, metto le slide e poi... è questo. Ok. Aspetta, devo metterle in condivisione grande... c'è sempre un po' di ritardo. Torno indietro. Ti metto. Ti vuoi piacere proprio? Allora. Sì. Ok. Allora, se finora ci siamo emozionati tanto, adesso vi do la mazzata finale. Adesso si piange. Alessandra lo sa perché c'ha l'anteprima, quindi... Allora, vi racconto come è nato questo progetto e come si intreccia con i discorsi che stiamo facendo oggi rispetto allo sport e comunque al benessere psicofisico. Vediamo come. Allora, intanto vi dico che questo progetto nasce dall'incontro di due enti, un'associazione di promozione sociale, che è l'associazione che io presiedo, che si chiama Psimolise, che è composta da psicologi che sono iscritti al nostro ordine e che ha come obiettivo la promozione della cultura psicologica come risorsa sia individuale che collettiva, e la consulta per le disabilità, che è un organo tecnico del Comune di Termoli, che è un organo interlocutorio e comunque si occupa promuovere attività che riguardano appunto le persone con disabilità. Per realizzare il progetto che abbiamo realizzato, però, abbiamo avuto il bisogno di radicarci nel territorio e quindi abbiamo avuto bisogno di collaborare sia con partner istituzionali come l'ASREM o anche l'ambito territoriale sociale di Termoli, sia con associazioni del territorio che ci hanno proprio aiutati fattivamente nella realizzazione di questo progetto, perché per esempio c'è stata la Valtrigno che ci ha aiutato per i bimbi che non riuscivano a raggiungere il nostro progetto, il luogo in cui si svolgeva il nostro progetto, e loro li accompagnavano e li riportavano. Parlo di 15 East Watersport invece perché sono gli operatori che poi si sono occupati di una parte speciale di questo progetto che vi racconterò nel seguito. Quindi sia la rete istituzionale che quella dell'associazionismo locale ci ha permesso di raggiungere il maggior numero possibile di bambini e di nostri piccoli utenti. Pensate che in inverno siamo arrivati a servire 50 famiglie, perché noi ci siamo occupati dei bambini, ma è stato chiaramente un servizio a tutte le famiglie anche, mentre purtroppo nel periodo estivo un po' meno, 25, perché ci sono delle esigenze logistiche un po' diverse, soprattutto adesso in epoca di Covid c'è bisogno del rapporto uno a uno, per cui è un po' più complicato nello spazio aperto.
Allora, un progetto che nasce nell'ambito appunto dei bandi regionali rivolti al terzo settore, che l'abbiamo realizzato per la prima volta nel 2009 ed è adesso in essere. In questa nuova edizione abbiamo iniziato dalla parte estiva e stiamo programmando quella invernale, e vi spiegherò anche questo un pochino meglio, e si rivolge ai bambini con disabilità di qualsiasi genere tra i 5 e i 12 anni residenti nel Basso Molise. Allora, sostanzialmente, oltre all'incontro di questi due enti che sono l'APSI Molise e la Consulta per le Disabilità, si sono incontrate due professioniste, perché io sono la presidente di APSI Molise, faccio questo lavoro, e mi sono incontrata con un'avvocata, che è l'avvocata Tina De Michele, che è la presidente della Consulta per le Disabilità. E chiaramente questo ha comportato, diciamo così, di dover far incontrare un pochino anche i nostri punti di vista, no? I nostri approcci proprio al problema che ci stavamo ponendo e al progetto che stavamo formulando. E forse più di ogni cosa mi piace dire e pensare che si sono incontrate due mamme caparbie. Allora, Tina mi ha fatto vedere la parte dei diritti, no? Mi diceva: guarda Adriana, ma tutti i bimbi hanno diritto a giocare, tutti i bimbi hanno diritto allo sport, lo dice la Convenzione ONU, e questa è la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e praticamente è il trattato più ratificato al mondo. Serve questa cosa perché ha a che fare con l'armonico sviluppo dell'individuo. E poi mi aggiungeva: e poi c'è un'altra convenzione che dice che i bimbi con disabilità hanno uguale diritto al gioco e allo sport, perché devono avere accesso alle libertà fondamentali sulla base dell'eguaglianza con gli altri bambini. E tutto tornava, no? Allora io poi ho provato a tradurre questi principi, diciamo così, normativi in quello che mi risuonava dentro, che è la mia disciplina, la mia materia e sono le nostre conoscenze. E ho cominciato a ricordarmi che le teorie psicodinamiche dello sviluppo, per esempio, ci dicono che la prima manifestazione biologicamente fondata del sé è un sé corporeo. Noi nasciamo quando... Il bambino nasce quando fisicamente si stacca dalla madre, ma poi nel corso dello sviluppo si realizza un'integrazione delle sue componenti per la costruzione di un sé totale, un sé unitario, che rappresenta il momento in cui la psiche viene a vivere nel corpo. Quindi mi sono trovata a ripensare che all'inizio tutto è corpo e tutto è movimento, e l'integrazione psicofisica avviene da quelle primarie spinte sensoriali e motorie, che sono la stoffa su cui si costruisce anche, diciamo così, un primario senso di sé. E questo io me lo sono raccontato con le mie teorie psicoanalitiche dello sviluppo, psicodinamiche dello sviluppo, ma tradotto nelle neuroscienze sostanzialmente il risultato non cambia. Le neuroscienze, le ricerche neuropsicologiche ci dicono esattamente quello che ci dicono anche quelle psicodinamiche, cioè l'attività fisica è la base su cui si costruiscono i processi di apprendimento, la memoria, perché promuove, favorisce la neurogenesi e anche la plasticità neurale. Quindi quello che sappiamo è che gli effetti dell'esercizio fisico implementano, diciamo così, le potenzialità di sviluppo anche sul piano più squisitamente psicologico. E c'era un'altra cosa che mi colpiva, che questo effetto di potenziamento, di implementamento del benessere psichico non è dose dipendente, direbbero gli americani, diciamo. Cioè non dipende da quanto sport facciamo, nel senso che per ottenere questo risultato non c'è bisogno di allenamenti agonistici, di sport fatto a livello agonistico, perché chiaro che probabilmente neanche tutti i bambini sarebbero interessati, non sappiamo chi ha questa disposizione d'animo e chi non ce l'ha, ma si torna a quello che anche il collega diceva, lo sport della vita quotidiana, no? Lo sport di cittadinanza, come l'ho sognato e non lo ritrovavo, lo sport di cittadinanza, cioè quello che ogni giorno nella vita quotidiana noi possiamo proporci e proporre a noi stessi e ai nostri figli, no?
e i nostri bambini. E infatti diciamo che sostanzialmente i benefici primari, diciamo così, dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista psichico, riguardano dei programmi che lavorano sull'equilibrio, sul coordinamento, sulla tempistica, sullo scambio dei ruoli, ad esempio, quindi non lo sport praticato come lo fa Marco, no? Anche un po' meno, ma che sia lo sport della vita quotidiana. Allora, messe insieme tutte queste cose che ci stimolavano nella progettazione, abbiamo fatto i conti con la realtà e sapevamo che quello che era sancito sulla carta e quello che le neuroscienze ci chiedevano di fare non trovava una traduzione reale nella vita di tutti i giorni. Questi bimbi, soprattutto i bimbi con disabilità, non trovano questi spazi di gioco, perché il gioco, come diceva anche il collega, è, diciamo così, una... possiamo dire che lo sport è una declinazione del giocare dell'individuo, soprattutto durante il periodo infantile, quando insomma è ancora tutto in costruzione. E in realtà questi spazi non c'erano, queste possibilità non c'erano. Oltre alla scuola, che è la prima frontiera dell'inclusione sociale, meno male che c'è, ci sono percorsi terapeutici e riabilitativi, ma non c'è spazio per il tempo libero, per lo sport e per il gioco, per quella uguaglianza con i loro coetanei che le carte dei diritti ci dicevano che ci dovrebbe essere. Allora, siamo partiti da qui. Allora, questo che vedete in questa immagine è un'immagine di un cortometraggio che non so se conoscete, uno dei capolavori di Pixar con cui veramente ci sono capaci di farci arrivare dei messaggi profondissimi che fanno vibrare l'animo umano. In questo cortometraggio, che si chiama Cuerdas, si parla di un'amicizia, della storia di un'amicizia, un'amicizia che nasce tra questa bimba, che è una bimba a sviluppo tipico, e questo bimbo che invece è un bimbo affetto da paralisi cerebrale infantile, per cui non può parlare, non può muoversi e non può camminare. Allora Maria, la bimba, utilizza delle corde per muoverlo, per farlo giocare con lei. Quindi con una corda al piede lo aiuta a tirare il calcio quando giocano a palla, oppure con una corda alle mani tira la carrozzina mentre giocano a un 2-3 stella, no? E, finché poi insomma la storia prosegue. E ci è piaciuto immaginare queste corde, che sono le corde che Maria usa per giocare, anche come simbolo dei legami, no? Che forse è il messaggio più profondo che ci fa arrivare anche questo cortometraggio, e l'importanza che i legami hanno a tutti i livelli, soprattutto se riusciamo, diciamo così, a renderli dei legami inclusivi. Allora, noi abbiamo fatto questo, abbiamo realizzato il progetto su due binari stagionali, mi viene da dire. Quindi abbiamo fatto una parte invernale, che è una ludoteca in cui sostanzialmente una ludoteca inclusiva, quindi aperta a tutti, cioè con degli orari e dei giorni dedicati al nostro progetto, ma aperta chiaramente a tutti quanti i bambini, in cui i bimbi riuscivano a trovare quello spazio per il tempo libero, anche stimolati sul piano di percorsi di psicomotricità, oppure gioco libero con i gonfiabili, oppure, però era già un modo di essere nel corpo. Sì, esattamente. Però poi è successo qualcosa in più, e cioè abbiamo realizzato la parte estiva, che abbiamo pensato come un campo estivo. Quei campi estivi a cui la maggior parte di noi o dei nostri conoscenti hanno accesso per i loro bambini, no? Quando mamma e papà non possono portare i bimbi al mare, e ci sono queste realtà in cui i bimbi stanno con degli educatori e passano la giornata di mare. Siamo stati ospitati in un bellissimo stabilimento balneare a Termoli, che si chiama Havana Beach Club, lo dico perché sono stati veramente meravigliosi e se lo meritano.
Che cosa è successo? Che ci siamo dovuti adattare all'ambiente del mare, all'ambiente marino, e questo ci metteva molto molto in fermento, perché continuavamo a dirci: ma il mare non ha barriere, il mare ha delle caratteristiche particolari, fosse anche solo l'assenza di forza di gravità nell'acqua che agevola i movimenti, possiamo fare altro, possiamo andare più avanti. E ci siamo spinte fin dove ce l'abbiamo fatta per queste due edizioni. Allora, in una prima fase abbiamo introdotto delle escursioni in barca, quindi attraverso del personale qualificato, esperto di nautica, che sono stati appunto i ragazzi, gli operatori dell'associazione 15 East Watersport, abbiamo portato i bimbi alla scoperta del mare aperto. I più temerari hanno provato a guidare, qualcuno non ha provato a guidare, però abbiamo cominciato a farli familiarizzare con un ambiente che non gli era familiare, perché non è più sulla riva, è proprio in mare aperto. Abbiamo provato a stimolarli nel rapporto con il mare, che è una nostra grandissima risorsa, noi siamo lì, insomma, ci dobbiamo saper stare al mare, no? E hanno imparato i venti, hanno imparato i nodi dei marinai, abbiamo provato a stimolare questa parte. E abbiamo visto che l'effetto che questo tipo di stimolazione aveva sui bambini era assolutamente inatteso e veramente tanto significativo. Intanto li vedevamo scendere dalla barca più rilassati, in barca li vedevamo curiosi di apprendere, di provare nuove esperienze. Nel mare li vedevamo anche quelli che avevano più problemi con i livelli di attività e quindi con il rispetto dei limiti. Nel mare no, nel mare erano tutti calmi, perché c'era qualcosa di molto molto più grande di loro che dovevano rispettare, no? E quindi questo li aiutava in qualche modo a autoregolarsi in una maniera diversa. E tra l'altro abbiamo anche notato che con questo genere di attività noi riuscivamo più facilmente a formare dei gruppi inclusivi, perché l'esperienza della barca, e quella che poi vi dirò anche successivamente, non è un'esperienza, diciamo così, che ogni giorno è alla portata di tutti. Quindi fare il gruppo con anche i bambini a sviluppo tipico non era più difficile, anzi diventava una cosa molto significativa, perché in quel contesto i bambini partivano tutti dalla stessa posizione, cioè fuori dalla zona di comfort, in mare aperto, e siamo tutti più o meno uguali quando siamo lì, no? Perché chiaramente siamo in delle regole diverse che dobbiamo condividere tutti. E allora abbiamo provato ad andare ancora un pochino più avanti, e a questo punto abbiamo introdotto l'attività più esclusivamente sportiva che abbiamo proposto ai nostri bambini, e cioè abbiamo inserito dei mini corsi con questa tavola che si chiama appunto, sulle spiagge le sentirete chiamare più comunemente SUP, ma la pronuncia corretta è SUP, sta per Stand Up Paddle, cioè un'attività sportiva che è all'incrocio tra la canoa e il surf, in cui si sfrutta la posizione del surf, quindi in piedi sulla tavola, ma il movimento per scivolare sull'acqua è provocato dalla forza meccanica della pagaia che spinge. E quindi a questo punto l'entusiasmo dei bambini non si conteneva più. Considerate che noi abbiamo bambini con disabilità anche importanti dal punto di vista fisico. Quindi abbiamo cercato comunque di tenere in mente delle attività che fossero conciliabili anche con quel tipo di situazione. Sono bambini impossibilitati nel movimento, che comunque in tavola ci sono andati con l'operatore, che li teneva, si metteva seduto dietro, teneva i bimbi seduti tra le sue gambe e si pagaiava. Quindi il bambino comunque aveva accesso alla sperimentazione di qualcosa di nuovo che lo rendeva anche un po' più vicino e più simile ai suoi coetanei che facevano questa esperienza.
Quello che ci ha diciamo catturate di più è proprio è stato proprio il discorso dell'attività in outdoor, cioè l'ambiente naturale e l'acqua in continuo movimento come diciamo caratteristiche distintive di questo tipo di attività. Perché questo tipo di attività ci ha permesso di lavorare, di ampliare il raggio su cui abbiamo esercitato delle stimolazioni, la stimolazione di alcune competenze. Se volessimo fare un esempio, no? Quando i bambini lavorano in un tipo di contesto come questo, in ambiente naturale, bisogna su, ci si sa fare la doccia, chi la fa la doccia, ci si cambia, come ci si veste, chi se ne occupa. Questo chiaramente stiamo parlando dell'ambito della disabilità, quindi è una spinta evolutiva importantissima, ma che supera, no? Anche l'obiettivo sportivo, che supera anche l'obiettivo riabilitativo più squisitamente, no? Terapeutico che si fa nelle stanze a cui siamo abituati. La mobilità funzionale, cioè io come, quanto e come sono di muovermi in autonomia in base alla mia, alle mie e in sicurezza ovviamente in base alle mie caratteristiche specifiche. L'educazione alla partecipazione, la gestione del tempo e del tempo libero, oltre a tutti gli stimoli fisici, per questo uscivano tramortiti che non erano più tanto agitati. Nell'acqua loro dovevano fare uno sforzo fisico dal punto di vista dell'equilibrio, della forza e del movimento, perché era il mare già in continuo movimento, quindi non potevano dare, per dare quella risposta di tenere il movimento del mare, si abbassavano anche i loro livelli di attività in quelli chiaramente in cui questo era l'aspetto funzionale. Le stimolazioni sensoriali, sabbia asciutta, sabbia bagnata, rocce, la flora e la fauna marina, cioè è veramente una quantità di stimoli che i bambini recepivano con grandissimo entusiasmo e modellandosi su quello che stava succedendo. Tra gli altri gli stimoli psicosociali, cioè la relazione tra sé e l'istruttore o l'operatore di che è competente in quel momento, tra sé e gli altri, come reagisco alla frustrazione, perché a volte cado, sulla tavola cado perché arriva un'onda più forte e non ce la faccio, no? Come si condividono le emozioni con gli altri, quanto questo poi incide sulla mia capacità di rappresentarmi e sui miei livelli di autostima. Dicevo prima, accennavo già prima al discorso della particolarità proprio dell'ambiente dell'acqua salata, perché appunto il discorso dell'assenza di gravità migliora proprio la qualità del movimento in qualsiasi soggetto e quindi aumenta i livelli di soddisfazione, perché quando escono dall'acqua, che adesso si fanno tantissime terapie riabilitative nell'acqua, ma quando chiaramente si esce dall'acqua che il movimento è stato più soddisfacente, non va solo a favorire il sistema muscolare o cardiovascolare, ma è un livello di soddisfazione che, perché il movimento è stato più piacevole, che il bambino abbraccia, no? Con più voglia di muoversi e più voglia di andare in queste esperienze. Inoltre, dal punto di vista relazionale, chiaramente il gruppo dei bambini crea un gruppo giocoso di per sé, e in cui gli operatori cercano di indirizzare al mutuo aiuto, al rispetto dei turni, che è la cosa più difficile, soprattutto quando per esempio si usano degli strumenti come la tavola, in cui bisogna fare una volta per ciascuno, ci bisogna starci a questa cosa, ma loro su questo forse qualche difficoltà in più ancora ce l'hanno. E poi il discorso che vi dicevo prima, cioè di essere in questa situazione fuori dalle abitudini di ognuno, quindi nel mare, si diventa, diciamo così, diversi ma simili nel sentire, e questo è anche uno stimolo per l'empatia, no? Sei diverso da me ma sentiamo nello stesso modo, mi metto nei tuoi panni quando cadi dalla tavola e hai paura, mi metto nei tuoi panni quando l'operatore ti dice che si fa così, devi fare in un altro modo. E in ultimo, ma non ultimo, è il discorso dell'impatto sociale. Chiaramente facendo progetti di questo genere, promuovendo questo tipo di attività, se ne parla e si crea confronto, si crea scambio e si crea forse una sensibilizzazione sulla comunità allargata che c'è bisogno, tanto tanto bisogno ancora che ci sia.
Io vi ho detto tutto, vi voglio far vedere perché così renderà sicuramente meglio qualche immagine. Le operatrici che hanno lavorato al progetto hanno realizzato un piccolo film fotografico di quelle che sono state le nostre attività, che mi sembrava bello proporvi, insomma. Grazie Adriana, per me il lavoro che fai fa onore a tutti noi psicologi davvero, perché siete pionieri in questo, come associazione, come tutto. Un attimo, l'avevi mandato qui. Sì. No, fermo. Allora, condivido lo schermo. Sì. Ora dovrebbe andare. Il tempo di arrivare lì, se no vi perdete l'inizio ed è bello. Quindi. Thank you.
Intanto Adriana, io ti ringrazio, ho due domande, giusto due, promesso, tolgo la condivisione, perfetto. Allora, intanto ho visto tanti colleghi, ho riconosciuto tanti nostri iscritti, colleghi che lavorano, che hanno dato un supporto della mano nostra ad Adriana. Quanto vi danno loro? Perché voi date tanto. Allora, non si può dire. Non si può dire, io ci sono delle cose di questo progetto, io non avevo avuto esperienza con la disabilità prima di questo progetto, e, con Tina, è stata Tina che mi ha molto avvicinata a questo mondo, e, ci sono delle cose che fanno una risonanza interna che è quasi incontenibile. Quando noi abbiamo un gruppo di colleghi e di educatori veramente straordinario, ma perché sono là veramente sullo scambio, cioè loro li vogliono bene a questi bimbi, si crea un'atmosfera che non si può descrivere, ci danno tantissimo. Quando succedono delle cose, c'è stata una volta che mi ricordo che è un aneddoto che mi è rimasto in mente, no? di questi ragazzini che guidava la barca e si chiamavano da una barca all'altra perché facevamo un'uscita con due barche. Sono io, oggi sono io il capitano! Cioè, sono delle cose che, cioè, realizzare questo per loro ci fa veramente emozionare tantissimo. Sì. Avete avuto delle difficoltà con le famiglie? No. Con le istituzioni, sì. Con le istituzioni il problema è che comunque si ragionano servizi che dovrebbero essere strutturali, non si può dare e togliere, perché quando poi si toglie fa tanto male. E questo dovrebbe essere compreso, ma facciamo fatica su questo, mentre invece con le famiglie poca difficoltà, tanta collaborazione. Diciamo che Felicemente Abile non è soltanto quello che io oggi vi ho descritto, c'è il servizio per le famiglie, ci stanno dei colloqui di accoglienza in cui si parla precisamente della diagnosi del bambino, perché abbiamo veramente diagnosi rare anche, quindi anche noi dobbiamo capire bene quello che va bene, quello che non va bene, come ci dobbiamo relazionare. Però difficilmente problemi con le famiglie. Il nostro grande cruccio è quello di non poter farne un servizio, anche perché noi ci mettiamo davvero tutte le risorse che abbiamo. La tavola, cioè, per dire una sciocchezza, la tavola è la mia personale, cioè, però quando abbiamo capito che poteva funzionare, cioè, tutto quello che serve noi ce lo mettiamo anche personalmente. E quindi noi, ma anche, ripeto, i nostri operatori, che sono veramente i pezzi da 90. E avete notato se cambiando le dinamiche, come dicevi tu, la nuova sperimentazione, materiali, cioè togliere il limite in qualche modo, ha cambiato anche le dinamiche interne alla famiglia? Avete avuto modo di... Sulle dinamiche interne alla famiglia rispetto a questo non ti so dire con precisione. Quello che sappiamo con certezza è che quando i bimbi vanno via e sono contenti, questo servizio è un servizio per i bambini, ma è un servizio in cui i destinatari sono necessariamente anche le famiglie, perché immaginiamoci di essere la mamma di un bimbo con una disabilità importante, no? E di dover andare a fare la spesa, cioè banalmente, no? E con chi, dove, quando, che gli si fa fare? Sapere che ci sono delle persone che competentemente se ne fanno carico e trovare il bambino contento, soddisfatto, che ha fatto l'esperienza nuova, che credo che intuitivamente qualche effetto lo faccia. Posso dire una domanda? Volevo soltanto fare complimenti, perché ho avuto questa estate occasione di venire a Rionico, sì. E a verità ho respirato un'aria di serenità. Grazie. È veramente la prima cosa importante, che poi da quello poi deriva tutto. Veramente complimenti per quello che fate,
anche perché sei un esempio per tante altre associazioni e spero insomma con domani anche una collaborazione. Speriamo soprattutto che ci sostengano le istituzioni, perché ripeto, questo deve essere un servizio, non può essere un progetto, è troppo importante. Grazie signora. Grazie. Intanto dico per chi ci segue da casa che i complimenti sono arrivati dalla presidente del Comitato Paralimpico, che oggi è venuta ad ascoltare, che mi piacerebbe anche che magari, visto che insomma c'è Marco, magari ci dicesse quello che è arrivato prima di far parlare Monica e quindi di passare alla dottoressa Gammieri, un po' il suo punto di vista. Grazie Adriana. Sì, si può mettere qua. Donatella, vero? Donatella Ferreira. Prego. Con molto piacere porto i saluti del CIP Molise, ecco, mi complimento per questo incontro di oggi e soprattutto per il tema, l'importanza della componente psicologica che sembra è fondamentale proprio per lo sport paralimpico, perché ecco, questa è una realtà che noi viviamo tutti i giorni, di come appunto la componente psicologica sia fondamentale. A noi non capita di invitare una persona che vive una disabilità oppure un giovane che ha subito un incidente. Non lo invitiamo a fare sport, ma lo invitiamo soltanto a venire in palestra o in piscina a vedere che cosa si fa. E in effetti vediamo che questi giovani vengono molto timorosi, con molte volte la carrozzina viene spinta dal papà. Perché? Perché loro vengono da una situazione di assistentato, quindi loro sono abituati a sentirsi pazienti. In palestra prendono coscienza di una realtà completamente diversa, cioè innanzitutto si confrontano con altri giovani che hanno le loro stesse problematiche e si rendono conto che questi giovani riescono attraverso lo sport o anche il fatto stesso di fare sport insieme, tante problematiche di superarle, di trovare in se stessi la forza per rinascere, per vivere la vita in un modo diverso. E questo è di fondamentale importanza, perché appunto il fattore psicologico è veramente importante, come pure molto importante, e questo abbiamo anche la conferma con le ultime Paralimpiadi, sono molto importanti le testimonianze. Cioè le giovani, ecco, come abbiamo sentito oggi Marco, ma come le abbiamo sentite anche durante le Paralimpiadi, hanno raccontato la loro storia, cosa che una volta ne si faceva un po' per timore, ma anche perché forse nessuno ti stava a sentire. Invece ho notato che queste Paralimpiadi, più di quelle passate, sono stati proprio, l'atleta paralimpico è stato proprio al centro della storia, ha raccontato il suo vissuto e ha dimostrato che si può ottenere tanto, ma soprattutto ottenere tante soddisfazioni quando c'è la spinta, ecco, psicologica, la volontà e la coscienza di poterlo fare. E niente, ecco, questo volevo dire, che lo sport veramente può portare a tanto e i risultati si vedono, sono concreti. Grazie, grazie. A me fa molto piacere che anche Donatella abbia accettato il nostro invito e sia venuta qui, no? Perché io credo che l'obiettivo di oggi, oltre a promuovere chiaramente la psicologia, è anche fare rete. Perché è importante conoscerci, no? È importante capire chi fa cosa, come lo fa e a chi rivolgersi, quali sono insomma i vari ambiti in cui ognuno di noi, diciamo, può fare riferimento. Adesso il nostro intervento, l'ultimo intervento della giornata, prima di aprire un dibattito tra di noi, perché mi piacerebbe, visto che tra gli ospiti ci sono solo oltre a tanti, diciamo, colleghi che conosco, però ci sono tanti, come dire, esperti della materia, quindi mi piacerebbe avere anche un feedback da parte vostra, insomma, insegnante di educazione fisica, la volley campo basso, il tennis, quindi mi piacerebbe poi aprire un po', prima di un, insomma, di divertirci anche un po' noi. Allora, adesso passo la parola a Monica, la dottoressa Gammieri, psicologa iscritta al nostro ordine. Lei torna un po' sull'argomento mente e corpo e di quanto è importante appunto lavorare
diciamo, in sinergia tenere a mente l'importanza del benessere psicologico con quello mentale. Ci parla di mindfulness, lei è istruttrice mindfulness, è molto, molto brava, quindi io le lascio la parola, così poi alla fine farò delle domande. Prego Monica. Grazie. Allora, un momento fantastico per me, simbolicamente insomma rappresenta davvero una rete, è un momento davvero interessante. Allora, sì, psicologa clinica e insegnante di mindfulness da quasi 8 anni circa. È un mondo fantastico quello che ho conosciuto con la mindfulness, che ho da sempre creduto nella possibilità che mente e corpo siano appunto dei concetti che è impossibile separare, ma che la nostra mente è nel nostro corpo. E mindfulness significa proprio questo. Ovviamente è una parola inglese, ma sta a testimoniare la consapevolezza. Quindi nel momento in cui la mente e il corpo si incontrano, emerge appunto la consapevolezza e quindi la presenza mentale. E c'è una frase molto importante a cui io sono molto legata che dice questo, che è un po' come diceva la canzone prima, in questo fantastico video che appunto mi ha fatto emozionare tanto, vivere a colori, quindi riuscire a vedere tutte le sfumature del momento per momento, anche se è difficile. Perché molte volte la nostra mente vaga e gli scienziati dicono che questo è un processo naturale, perché la nostra mente naturalmente vaga e il procedimento viene chiamato mind wandering. Quindi tocca a noi, con la nostra consapevolezza, con la nostra forza mentale, dirigere l'attenzione dove vogliamo. E per questo è molto importante proporre questi approcci e quindi anche questa pratica, che è molto importante, anche a partire dall'età prescolare, comunque in età evolutiva, cosa che nel mio piccolo ho cercato di fare da sempre in ogni attività scolastica, anche l'anno scorso che sono stata appunto la psicologa responsabile dello sportello Covid in un istituto comprensivo, ho cercato appunto di portare molto la mindfulness a scuola, perché come sappiamo bene, insomma, il Covid ha portato una sospensione del tempo e invece la mindfulness ci riporta, certe volte anche molto difficile, nel momento presente, perché appunto la nostra mente molte volte è diciamo nel passato e quindi in quello che è successo prima, e alcune volte invece è proiettata sul futuro, su quello che succederà dopo. Ma la magia è quello che succede momento per momento. Ora, io nel senso sapevo che avrei portato la mia presenza, come dire, in un momento conclusivo, quindi ho preferito così andare un po' a braccio, creando una narrazione, spero insomma empatica con voi, e continuo in questo modo, e mi piacerebbe dirvi che la mindfulness nasce insomma a livello proprio clinico, quindi impegnata in ambito psicologico e anche in ambito psicoterapeutico a partire dagli anni 80 con un biologo, e il suo nome era ed è John Kabat-Zinn. Ok? E la mindfulness è un'attitudine che si crea attraverso la pratica della meditazione, che prende spunto dalla psicologia buddista. Ma John Kabat-Zinn, appunto, spoglia, diciamo, dalle connotazioni spirituali e morali la meditazione e la applica quindi in ambito psicologico. E lui parte creando un modello molto importante che si chiama MBSR, quindi Mindfulness Based Stress Reduction, e lo porta nei contesti clinici ospedalieri per la terapia del dolore. E quindi proprio grazie a questa visione olistica, no? Quindi dove mente e corpo sono insieme. E mindfulness significa prestare attenzione in un modo molto particolare, con intenzione
nel momento presente e in modo non giudicante, perché molto spesso ci giudichiamo. Ma in realtà la mindfulness ci insegna che non esiste una strada verso la pace, ma la pace è la strada. E tutti questi progetti, insomma, che mi hanno preceduta, quindi felicemente Abile, gli altri interventi e anche la nostra giornata è un modo per appunto creare rete e creare appunto comunità e soluzioni, come dire, partendo dall'essere. Quindi il fare muove l'essere, perché nella pratica della meditazione esistono tanti tipi di esercizi diversi. La cosa più importante è il prestare attenzione, perché la mindfulness non è rilassamento, ma è un esercizio attentivo. Quindi l'attenzione siamo noi che la rivolgiamo, principalmente verso il nostro respiro, ma poi anche alla consapevolezza di tutto quello che c'è nella nostra vita, momento per momento, quindi le emozioni che proviamo, per cui la mindfulness aiuta poi l'autoregolazione emotiva e il contenimento, si è parlato di sport prima come un grande contenitore, e anche la gestione dei pensieri un po' intrusivi, no? Quando si parla di ruminazione, e aiuta molto a gestire ovviamente la tensione, l'ansia durante la performance, perché ci sono gli psicologi che hanno appunto studiato le performance e come dire, la psicologia scolastica, la psicologia dello sport e la psicologia della musica, io direi che possono andare un po' di pari passo, perché c'è sempre un atleta, c'è sempre un artista, c'è sempre un musicista che cerca in quel momento comunque di dare la performance migliore, e lo fa lavorando su se stesso molto, e la meditazione aiuta tantissimo e aiuta a decentrarsi, cioè e a migliorare anche quel linguaggio con noi stessi, quel dialogo con noi stessi che abbiamo bisogno di approfondire, di non trascurare momento per momento. Ovviamente l'unità mente-corpo ci ricorda che comunque l'essere è veramente un essere vivente globale, ed è questo, insomma, cerco di riagganciarmi anche un po' al motivo per cui comunque noi siamo qua. Ci tengo magari a parlarvi di due esercizi che sono secondo me molto utili e molto validi per migliorare la consapevolezza e quindi il contatto con il nostro corpo. Il primo esercizio è il body scan, che si svolge a terra allungati su un tappetino e che permette davvero tanto, cercando di dirigere l'attenzione momento per momento anche alle parti più nascoste del nostro corpo, per risvegliare la consapevolezza e il contatto con il nostro corpo, e quindi creare davvero un viaggio fantastico, come se noi portassimo in giro una lanterna e accendessimo tutte le parti del nostro corpo per andare contro il pilota automatico, perché molte volte noi viviamo ma non con molta consapevolezza, quindi di fretta, sembra che la vita non abbia senso, non abbia sapore. In realtà la mindfulness ci risveglia anche i cinque sensi, e quindi è importantissimo. Poi invece c'è anche la meditazione camminata, per magari anche i bambini, che è molto utile magari anche per gli sportivi che sono abituati ad essere molto in movimento, ma aiuta molto a rallentare, perché si decelera in una, diciamo, passeggiata davvero concentrata, cercando di essere attenti davvero ai nostri movimenti del corpo, quindi cercando di avere una postura eretta, un po' come quella della montagna, che nonostante le stagioni comunque riesce a mantenere quella sua posizione e diciamo la sua anicità e la sua identità nel tempo.
La mindfulness è utile come promozione del benessere non solo negli aspetti di cura, perché esiste anche la mindfulness applicata appunto alla psicoterapia. È possibile come dire, spenderla anche in contesti lavorativi per la promozione del benessere lavorativo. Questo mi è capitato nel 2019 in un'azienda importante termolese che ha creato un mindfulness point, e ovviamente spero che ci siano altri momenti di rete che possano fare in modo come dire, di abbracciare la mindfulness a tante istituzioni e a tanti luoghi del benessere e della vita, perché la psicologia è la vita, nel senso è la nostra vita di tutti i giorni. E volevo lasciarvi con uno scritto che a me è piaciuto tantissimo e che mi ha colpito tanti anni fa quando l'ho letto, e fa più o meno così. Hai mai fatto l'esperienza di fermarti del tutto? Di essere così totalmente nel tuo corpo? Di essere così totalmente nella tua vita? Che quel già sapevi e quello che non sai, e quel che è stato e quel che ancora deve essere, e le cose come sono proprio ora, non ti danno neanche un filo di ansia o di disaccordo? Beh, sarebbe un momento di presenza totale, al di là della lotta, al di là della mera accettazione, al di là della voglia di scappare o sistemare le cose, o tuffarcisi dentro a testa bassa. Un momento di puro essere, fuori dal tempo, un momento di pura vista, di pura percezione, un momento nel quale la vita si limita ad essere, e quell'essere ti prende, ti sensi, tutti i ricordi, fin dentro i geni, in ciò che più ami, e ti dice: benvenuto a casa. Jon Kabat-Zinn. Grazie molto. Diciamo che Monica ha parlato della mindfulness, chiaramente la mindfulness è una parte, è una tecnica che i psicologi, quelli formati, utilizzano. E appunto si utilizza con lo sport, ma non solo, no? Si utilizza in vari ambiti della vita, non solo come terapia, ma anche come supporto alla terapia, ma anche come promozione del benessere. E intanto sono contenta che un'azienda ha fatto il mindfulness point, perché non la sapevo questa cosa, e quindi vuol dire che piano piano, insomma, cominciamo anche a fare cultura psicologica. Io dico sempre, forse non tutti hanno bisogno di psicoterapia, però la cultura psicologica serve a tutti, quindi tutti hanno bisogno di cultura psicologica. Quando leggevi quella, diciamo, l'ultimo scritto di Kabat-Zinn, non so perché, mi è venuto in mente il primo lockdown. Quando, cioè, hai mai provato a fermarti? Hai mai provato a... In effetti, non so a voi come è andata, però... Che ne parlo oggi qui perché nel primo lockdown siamo diventati anche tutti sportivi, no? Quindi nel senso che anch'io ho comprato le scarpette e, cioè, così ho deciso di provare a fare sport. Però è proprio questo, no? Il primo lockdown, a differenza del secondo, perlomeno quello che mi raccontano le persone, anche i pazienti, no? È stato un lockdown diverso, cioè sono stati due lockdown diversi, psicologicamente sono stati due lockdown diversi. Il primo, pesante, forse addirittura più spaventoso, no? Perché era tutto incognita, tutto non conosciuto, però ci siamo fermati. Cioè lì è stata la prima volta che tutto il mondo è fermato, e secondo me qualcosa lì è successo a livello di consapevolezza. Perché non poter stare più al passo con i tempi che in qualche modo ci detta la società, no? Si sa, noi lavoriamo, produciamo, il ritmo è questo. Il fermarsi ha fatto sì che tutti entrassimo in contatto con le parti più profonde di noi stessi. E devo dire che i pazienti sono stati quelli che hanno reagito meglio. Non so se voi avete questa... I pazienti hanno reagito benissimo, perché, questa è una mia lettura, quindi
perché loro erano abituati. Cioè, per loro entrare in contatto, come diceva Monica, con la parte più profonda di loro, anche con i loro fantasmi, no? Con i loro incubi, con i loro... Loro erano abituati, tutti noi, persone normali, no. Cioè, tutti noi siamo entrati in contatto in quel momento con il trauma. E da lì sono nate diverse strategie di coping, alcune positive, altre invece purtroppo sono state non strategie di coping, sono aumentate le dipendenze, purtroppo sono aumentate anche molte patologie, però molti altri hanno utilizzato per esempio lo sport come strategia di coping, il corpo, la meditazione, e questa era la domanda che ti volevo fare, no? Hai avuto più hai notato, non so se poi a livello, diciamo, come associazione, diciamo, hai notato che ci sono state più richieste di consapevolezza in questo periodo, sia a livello, come dire, terapeutico, ma anche al di fuori, proprio sociale, relazionale. Tu cosa pensi sia accaduto? Perché credo sia importante. Io credo di sì, che quando appunto il tempo si sospende, un po' si ferma, e ti costringe a rimanere un po' seduto sulla sedia, a fare un po' dei conti. E io ho notato anche proprio nella comunità maggiore interesse e anche meno avversione a parlare di temi psicologici, anche meno paura, e quindi ad affrontare cose quali l'umore triste, chiamiamolo così, quindi l'inflessione, oppure che cos'è l'ansia, oppure che cos'è la difficoltà a rimanere proprio fermi a casa, a riassaporare proprio un po' la quotidianità. Esistono e ci sono diversi insomma video online su YouTube proprio di mindfulness, che poi io ho girato molto in maniera così anche simpatica, per poter insomma fare in modo che la mindfulness arrivasse un pochino a tutti, dove si invita a, ad esempio, anche fare un po' di pratica informale, cioè tutti i giorni prendere consapevolezza diversa, anche quando per esempio ci si lava i denti. Per cui c'è un video fantastico dove c'è appunto questo bambino che dice: allora, dove sei attento quando c'è lo spazzolino, metti sopra il dentifricio, allora dove va lo spazzolino? Sinistra, destra, su, giù. Quindi anche in modo un po' ludico, sì, secondo me c'è stato proprio un maggiore interesse, c'è stata proprio una maggiore apertura. E quanto è importante secondo te, lo so che è detta da psicologa a psicologa, però quanto è importante secondo te che si cominci da bambini a entrare in contatto con la consapevolezza? Cioè, quanto è importante, per esempio, mi viene da pensare che anche come l'ora di educazione fisica non ci sia magari anche un'ora di consapevolezza? Secondo me è tantissimo, molti studi scientifici hanno visto proprio che la mindfulness porta maggiore capacità di contenimento e quindi di autoregolazione emotiva, proprio perché ti aiuta a autoregolarti. Cioè, per questo Kabat-Zinn dice: bentornato a casa, perché il nostro corpo è la nostra casa, noi dobbiamo stare bene dentro di noi. Nonostante le nostre difficoltà, nonostante le nostre paure e la nostra quotidianità. Quindi prima si inizia, proprio perché la psicologia ci insegna che è importante la prevenzione, e partire prima. E quindi assolutamente sì, anche perché poi ho visto che c'è comunque interesse, soprattutto poi da parte degli insegnanti proprio di educazione fisica. Tra l'altro mi è capitato anche di parlare di mindfulness in palestre, quindi di abbinare la mindfulness con l'amaca e quindi creare un po' di rete, quindi assolutamente sì. Assolutamente sì, da abbinare allo sport, appunto, come grandissimo contenitore. Magari. Grazie Monica, ti ringraziamo, grazie a voi. Allora, adesso siamo alla fine, poi come sapete l'ordine ha
preparato un piccolo buffet, una ricreazione, insomma, per permetterci anche, insomma, di parlare in maniera un po' meno formale. Però prima di questo mi piacerebbe tanto se ci fosse tra il pubblico qualcuno che magari ci... Noi psicologi siamo così, poi abbiamo bisogno del feedback, perché se non ci date il feedback... Quindi, se... Sì, sì, e poi, insomma, anche perché, insomma, ripeto, qui gli esperti siete voi. Quindi mi piacerebbe sapere un po' se siamo stati in grado di trasferire quello che era il messaggio di oggi e soprattutto quello che è arrivato. Non so se ci sono altri interventi dei colleghi, però insomma mi piacerebbe anche ascoltare loro. Lucia, ti vuoi mettere qua? No, non ti sentono a casa. Dai, ti presento. Quando ho letto dietro XXL ho detto no, la mia è la moda. Lei è Lucia, la Lucia è, rappresenta la nuova Volley Campobasso, gentilissima, noi ci siamo conosciute perché in realtà in tempi non sospetti l'idea era di fare questa giornata della psicologia fuori dall'ordine, no? Quindi volevamo farla in una palestra e avevamo contattato Lucia perché ci aveva messo gentilmente a disposizione tutto, davvero tutto, quindi di una gentilezza. Il problema è che, come sapete, le normative Covid sono all'epoca, perché poi mannaggia, cioè, per fortuna, però mannaggia per noi, sono cambiate, quindi in teoria avremmo anche potuto farlo, però all'epoca non lo sapevamo e quindi poi abbiamo deciso di farlo qui. Però sicuramente lo faremo. Anche perché noi come società siamo molto sensibili a queste situazioni. Tra l'altro mi riallaccio al dottor Macioli, che ha fatto un argomento che ci vogliono 2 mesi per parlarne, l'argomento delle disabilità eccezionale. E ho scoperto questa cosa da ignorante, lo dico tranquillamente, magari io conoscevo il treno autogeno, lo yoga, però questa cosa mi è nuova e andrò stasera stessa ad informarmi. Mi complimento con voi perché veramente in poche ore siete riusciti ad abbracciare una branca di argomento vastissima. Noi come società siamo legati a un network nazionale dell'Anderlini Modena, dove loro ogni anno fanno degli educational, li chiamano, che abbinano lo sport alla cultura, all'arte culinaria di alcuni posti d'Italia. E in queste sedi ci si porta in montagna, a Fanaro di Modena, dei posti molto belli e suggestivi, dove si parla, oltre che di sport, di questi argomenti, e soprattutto della resilienza e della contentezza. Quindi noi come società, e Antonella forse lo sa, da sempre siamo stati molto sensibili a questa situazione. Tant'è che quando Antonio Di Lallo mi chiamò durante il primo lockdown, dove io vedevo soltanto mio marito che vedeva film di sceriffi, cioè sti sceriffi ogni tanto me li vedevo dalla poltrona che comparivano nella cucina, non ne potevo più di sentire sparato. Intanto mi fece un'intervista telefonica, io dissi l'argomento più importante sarà quello psicologico per quanto riguardava lo sport. In effetti è stato così. Il primo passo che ha toccato il dottor Macioli è veramente una cosa molto vasta e ti invito, ti do del tu, a seguire molto la FIPAV, la Federazione Italiana Pallavolo, perché la mia federazione è stata all'avanguardia da anni. Noi abbiamo fatto corsi anni e anni fa, cioè in palestra Le Locandine, con Livio Sgarbi, con Merli, che erano dei mental coach, magari basati più sulla PNL che sul discorso psicologico, però molto validi e all'avanguardia. Tant'è che nella nostra disciplina non si specializza se non dopo i 9-10 anni, per cui anche l'attività ludico-motoria è molto rispettata. Quindi i bambini fino a 10 anni devono divertirsi, anche perché la mia disciplina è complicata. Del calcio, riportandomi a quello che tu spiegavi, ci si diverte. A pallavolo, se non si hanno le abilità
di un bugger che è un gesto innaturale, di un palleggio che è un gesto innaturale, delle tre azioni di gioco, tocco io, tu tocca lei due volte ma la posso toccare io, per cui è difficile. Quindi far avvicinare i ragazzini alla pallavolo è veramente difficile, perché non si divertono inizialmente. E quindi Maria dice, ma quando facciamo la partita? E non la fai questa partita, a 12 anni la fai la partita. Ma la fai la partita a giochi, a guardie ladre, a angioletti e diavoletti, nell'attività motoria di base. E poi andiamo là. E fra l'altro noi abbiamo Andrea Lucchetta, che ti invito a seguire, che è venuto qui a Campobasso, che ha buttato le basi per lo smart coach. Per la facilitazione dei gesti tecnici, perché in effetti i nostri gesti tecnici sono altamente difficili e soprattutto ci vogliono ore e ore di lavoro, che è anche annoiante, e quindi un bambino che non si diverte se ne va, non la fa la pallavolo, va a fare un'altra cosa dove magari si diverte di più. E lui insieme alla federazione hanno fatto uno studio veramente profondo per far avvicinare i bambini, per semplificare tutto, e devo dire che questa cosa è vincente. Io inizialmente mi sentivo un po' pazzo, ho detto, ma che devo fare in palestra? Mi devo mettere a fare l'animatore? Non è possibile. Però in effetti poi abbiamo dovuto capire tutti che dobbiamo essere prima animatori e poi allenatori, perché purtroppo le dinamiche sono cambiate. Non sono cambiati i bambini, sono cambiate le famiglie, secondo il mio modesto parere, per cui ci siamo dovuti tutti aggiornare a questa situazione e stiamo trovando dei benefici, devo dire, perché inizialmente c'era un abbandono abbastanza pesante, perché vi ripeto, nel nostro sport inizialmente non ci si diverte. Antonella ha fatto pallavolo con me, ma ha fatto ore e ore di massa grande bagger vicino al muro, che ti veniva molto. Cose così. Invece oggi partiamo già dal gioco, perché si è semplificato con la palla leggera, che sono di seta, che non sono traumatiche come quelli di un tempo. Quindi io, che sono la stessa, perché domani faccio 64 anni, dico perfettamente d'accordo con questa innovazione, che magari un tempo mi trovava in disaccordo, perché eravamo abituati al discorso più diretto, anche perché le regole di gioco erano diverse. Oggi invece questa cosa è veramente piacevole e si è capito che i bambini si avvicinano di più, quindi la dobbiamo applicare. Grazie Lucia, grazie, a voi. Grazie davvero. C'era il professore. Guarda, io faccio... Va bene, grazie mille Presidente per essere venuta. Grazie. Faccio così, vediamo se... Ok, tre. La mia era una riflessione, prima domanda, capire un po' com'è, venendo dall'atleta, io dalla corsa, quindi mezzo fondo, capire come il respiro possa essere associato a livello mentale alla cadenza di passi, quindi come la gente nel lockdown si sia avvicinata molto alla corsa, fatto in senso motorio e sportivo, come cadenza del respiro innata che abbiamo conosciamo, come questa cadenza dei passi possa ripercorrere l'incorcio del respiro del bambino, del nascituro, può aver dato in qualche modo una sorta di ritorno primordiale dell'uomo in una situazione dove tutto era fermo. Come può essere associato questa voglia tutti di correre, innata questa voglia di fare sport all'aria aperta, camminare alla natura in una cadenza che ricorda il respiro del bambino appena nato. Non so se c'è un legame a livello di nato, di una corteccia primitiva che possa, se voi sapete qualcosa, altrimenti. È una riflessione che lascio per me. Visto questo aumentare di persone avvicinarsi alla natura che enfatizza questo aspetto del passo che può avere in qualche modo inciso sulla riflessione di sé, dell'ascoltare il respiro, che è un aspetto penso importante del rilassare la persona nella meditazione, quindi respirare, rendersi conto che quella è la base della nostra persona. Noi partiamo respirando, piangiamo perché respiriamo, poi acquisiamo tutte le capacità, quindi questo respiro associato al camminare in un contesto dove la natura aiuta
a empatizzare questa nostra percezione. So che è difficile, però ci pensavo... Noi ci possiamo fare un convegno. Cosa? Anzi, grazie per lo spunto, perché noi adesso... Come l'acqua, che alla fine sono gocce che seguiscono più velocemente il fotogramma di un film, questo singolarmente con le foto che poi diventano un video quanto tre film. Però a ritornare in un aspetto appunto indietro, in evoluzione, sì. Perché camminando non corri, quindi ascolti quanto più piano, quanto più ascolti. Un momento di pausa. Sì, un momento di riflessione. Il ritmo è fondamentale, sempre. Sì. Sempre. Ritmo. Sì. Poi nel mindfulness c'è l'ascolto della respirazione. Rispetto a quello che, allora, non lo so, chi vuole, vogliamo? Sì, perché infatti questa domanda adesso la sciogliamo, tu hai fatto un dramma, noi adesso dovevamo finire alle 7, andremo avanti. La domanda la sciogliamo. Vai, allora, sì, quando il tempo è sospeso, significa che noi ne siamo consapevoli, significa che siamo piuttosto assenti. La pandemia, che alla fine è stato un fatto sociale che si è imposto alla nostra volontà, perché non l'abbiamo voluta, noi l'abbiamo subito, ci ha costretto a risvegliare le nostre risorse, a cercare di trovare delle strategie di coping per poter affrontare la quotidianità. E la meditazione che nasce risvegliando qualcosa che in noi è naturale, perché il respiro è naturale. Per questo quando la Presidente poi appunto ha detto ma secondo te sarebbe utile appunto riproporla, quindi in infanzia, io ho detto assolutamente sì, perché per i bambini respirare oppure accorgersi con creatività e con gioia del respiro è un gioco, è ludico, è bello, perché mentre l'adulto pensa al movimento, il bambino si diverte vedendo il movimento, perché se una palla rotola, il grande, cioè anche noi magari nella nostra quotidianità diciamo sì vabbè la palla rotola. Cioè il bambino si diverte, però dice vabbè, rotola, proprio la vede rotolare. Quindi per questo io credo che ci sia stata anche una maggiore sensibilità verso lo sport, perché camminare ti riporta all'omeostasi, cioè all'equilibrio di mente e corpo, e ti fa sentire che il tempo scorre, cioè Pantarei, che tutto scorre, che tutto va, che tu sei immerso nella vita. Perché il problema io credo che sia stato proprio quello, no? L'idea che eravamo completamente fermi e che la catastrofe sarebbe stata a due passi da noi, invece no. Quindi io questo dico è il mio personale parere, poi credo anche ai colleghi. Io, sì, vai Fabrizio, vai. È interessantissima. Sicuramente c'ha delle matrici che andrebbero approfondite, perché l'equazione corsa, respiro, io ho una percezione un po' più banale, tu sicuramente c'hai ragione, la collega l'ha spiegato bene, io non so, a livello così di impulso mi viene da dare una spiegazione un po' più banale. Era l'unico modo che è stata la reazione, cioè siccome stavamo chiusi, di investire sull'aspetto motore, sull'aspetto del movimento, e quindi dedicarci alla camminata, alla corsa, è stata una reazione, diciamo, dal punto di vista collettivo, che ha dato la possibilità di sentirci
E qui, allora, uscendo un po' dalla risposta un po' banale, abbiamo su una ipotesi un po' più importante, che è quella della consapevolezza. Noi ci sentiamo, attraverso la respirazione ci sentiamo, però nei vari appunti che ho preso, che in maniera disordinata si sono messi insieme alla cosa della spesa, nei vari appunti che ho preso, il tema suggerito da Monica della lentezza, tu hai parlato di rallentare, io ho scritto lentezza perché secondo me noi dobbiamo rivalutare la lentezza, dobbiamo promuovere un elogio della lentezza come stile di vita, non fermarsi, ma rallentare proprio per sentire. Hai fatto l'esempio del lavarsi i denti con lo spazzolino e sentire magari il contatto dello spazzolino sulla gengiva. Ecco, questo forse lo potremmo fare, forse se chiudiamo gli occhi ci viene un po' meglio, lo possiamo fare soltanto se rallentiamo. Il pranzare, il mangiare qualcosa di buono lo possiamo fare soltanto se rallentiamo. L'assaporare un buon vino lo possiamo fare soltanto se lo teniamo sul palato e ne assaporiamo le fragranze. Lo possiamo fare soltanto se rallentiamo. In questo la respirazione diventa determinante. Nella gestione dell'ansia, non solo in ambito sportivo, ma in tutti gli ambiti, si fa una differenza tra la respirazione toracica e quella di carattere diafragmatico, assegnata alla seconda la possibilità di un maggiore equilibrio. Però attenzione, nello sport non è sempre così, perché se ci dobbiamo attivare è più adatto, ecco, se devo entrare in campo è più adatto fare una respirazione toracica, no? Perché nella respirazione toracica prendiamo più aria di quella che poi dopo dobbiamo utilizzare. Se proviamo a fare e blocchiamo la respirazione a livello toracico, manteniamo più energia e questa energia ci serve dopo per il respiro. Può essere una pubblica attivazione a livello di sovrastrutture mentali, nel senso io non riesco a pensare in gara respirando, profondi, tiro via quelle sovrastrutture che senza un'energia assoluta. Senza un'energia. Però una reazione è una respirazione di quale tipologia, se c'è in maniera universale e soggettiva. Io capisco la tua domanda, però la difficoltà, ma anche, scusate se so bene, la bellezza del nostro intervento sta nell'individualizzazione delle caratteristiche della persona e comprendere qual è il livello in psicologia di una zona di funzionamento ottimale, che è individuale. Cioè ciascuno di noi ha delle attivazioni particolari, alcuni hanno la necessità di andare in ansia per rendere al meglio. Alcuni contesti, faccio riferimento al mondo universitario, perché sto collaborando con un tutore della materia all'Università degli Studi del Molise. Io, quando vedo i ragazzi che sostengono l'esame, io stesso come studente universitario parecchio tempo fa, ci sono delle situazioni in cui certe prestazioni ottimali, da 30 all'ora per essere, necessitano di situazioni fortemente ansiogene, cioè ci sono delle risposte di ansia che da un punto di vista clinico noi non esiteremo a definire disfunzionali, patologiche, eppure in quel momento limitato servono. Probabilmente a quelle persone serve un'attivazione di quel tipo. Però ad altri invece un'attivazione di quel genere che dipende dal vissuto, da come ciascuno di noi, si vive in questo la respirazione è lo strumento più potente che abbiamo a disposizione. Nelle situazioni di grossa attivazione, in psicofisiologia si chiama arousal, livello di attivazione, in una situazione di sovraeccitazione la respirazione è la prima, la regolarizzazione della respirazione è la prima azione che va fatta. In linea di massima, se vogliamo parlare di aspetti universali, potremmo dire che in quel caso la respirazione diaframmatica va sempre bene, non sbagliamo mai. Certo. Però poi dobbiamo trovare
il punto ottimale è lì, entra in gioco anche altre cose, entra in gioco il dialogo interno, entra in gioco la capacità di leggere i segnali del proprio corpo. Però di fare un film. Invece rispetto alla domanda che hai fatto all'inizio sulle memorie implicite e esplicite, no? Io ti parlo più a livello neuropsicologico perché diciamo io mi occupo più di quest'altro aspetto. È possibile quello che dici tu, nel senso che noi, il nostro cervello, la nostra corteccia, comunque quando si forma ha una memoria implicita che tendenzialmente poi noi non ricordiamo, cioè non, noi va, si va a costruire in qualche modo, si vanno a costruire poi quelle che sono le memorie esplicite. Però può essere, poi bisognerebbe approfondirlo e soprattutto studiarlo se effettivamente scientificamente questa cosa è così, però potrebbe essere un ritorno ad un ricordo, diciamo inconsapevole, chiamiamolo così, qualcuno lo chiamerebbe inconscio, io lo chiamo inconsapevole, sono una psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, quindi utilizzo il termine inconsapevole. Qualche psicoanalista, qualcuno, qualche formazione psicodinamica utilizzerebbe il termine inconscio, però può essere, potrebbe essere questa cosa. Poi Fabrizio, io penso che forse è stata anche una fuga, cioè è anche metaforico, cioè il fatto che abbiamo iniziato a correre, in qualche modo potrebbe anche essere un sinonimo di un voler scappare da qualcosa, ma qui mi lancio in interpretazioni che non mi appartengono e non fanno parte. Sì, questa è un'interpretazione assolutamente. Però effettivamente lui mi ha lanciato questo spunto di riflessione, no? E potrebbe essere, forse più voi dovete andare ad approfondire questo aspetto. Secondo me è un obiettivo molto importante per la psicologia. Allenare i ragazzi da pallavolo, li seguivano a casa per dare sempre un obiettivo. Ma noi non ci abbiamo dato molta importanza a questa cosa, sai, perché l'abbiamo vissuta come anche un riposo. Stati quotidianamente dalla fretta, l'abbiamo vissuto, per esempio, mio marito faceva macchine sotto il vaso e io mi dilettavo a pulire di tutto di più perché magari avevo più tempo da dedicare alla casa, quindi tutto sommato. Però a livello politico, no? A livello sì, per chi l'ha vissuta, per chi non faceva sport, è così. È stato un esempio. Scusate, analizziamo tutto il programma. Visti i risultati della dedica nell'anno successivo, la mancia. Sì. Abbiamo vinto tutto. Quella è la reazione degli italiani. Poi a un certo punto noi ce la facciamo. Va bene, allora io adesso ringrazio tutti per aver partecipato a questo scambio, non so se ci sono altre domande, altrimenti di là è pronto un buffet. Io voglio prima però lasciare un pensiero da parte dell'Ordine degli Psicologi ai nostri relatori e di là poi troverete il buffet e ci sarà un intrattenimento musicale con un musicista campano, Sally Cangiano, non so se lo conoscete, che ci allieterà questo nostro buffet. Ringrazio ancora tutti e divertiamoci insieme, perché poi dopo la teoria a noi la pratica piace farla anche così. Buona giornata a tutti, a dopo. Saluto online.